l'esposizione della relazione della Presidente degli Assessori, adesso procediamo con la discussione. Ripeto ancora che, come ho detto, l'altro consiglio non è prevista nessuna votazione sulla relazione, quindi c'è la discussione. Allora, due consiglieri, la precedente consigliera, hanno chiesto in nome dei regolamenti di poter intervenire per 30 minuti, sono i consiglieri Lozzi e Giuliano. Gli altri che si sono prenotati, diciamo, stanno nei tempi regolamentari dei 10 minuti. Io ho 9 richieste di intervento e 9 richieste di intervento già dall'altra volta. Siccome abbiamo aggiornato il consiglio, credo in questi ultimi, cioè diciamo durante il primo intervento, se c'è qualche altro consigliere che vuole prenotarsi me lo dice, altrimenti dopo il primo intervento chiudo la richiesta di intervento. Bene, allora, va bene, lei c'ha 30 minuti, poi se fa 30 secondi per noi è meglio, non ho problemi. Allora, consigliere Lozzi, prego. Allora, abbiamo assistito alla relazione della Giunta, avevo già letto in maniera molto precisa tutte le relazioni e emerge comunque da tutte le relazioni una cosa, che non ci sono i soldi. Noi in questo anno e mezzo abbiamo lavorato senza soldi, siamo riusciti a rincorrere, a cercare di mettere le pezze a destra e a manca per non far naufragare i servizi in essere in qualsiasi settore. Finalmente abbiamo scoperto perché i soldi non ci sono. Dalle ultime notizie del Comune abbiamo capito che la mafia che gestisce Roma è anche quella che assimila tutte le risorse, le dà ai collusi e quindi lascia poi i cittadini naufragare. Forse è questo il punto sul quale ci dovremmo interrogare. Invece di continuare a rincorrere e cercare di fare di tutto per non far naufragare questo municipio, forse avremmo dovuto unirci e combattere e cercare di ottenere cose dal Comune. Noi in quest'anno e mezzo non abbiamo fatto nulla per chiedere un reale decentramento. Nelle linee guida della Presidente ricordo che c'era scritto che quello che auspicavamo era il decentramento amministrativo serio e reale. Noi non abbiamo fatto nulla per richiederlo in maniera forte. A livello di giunta, ma anche a livello di consiglieri, noi ci siamo adeguati a ciò che è stato imposto dal livello comunale, tutti i limiti di bilancio, tutto quanto. Noi abbiamo gestito la nostra azione politica sul territorio cercando di rispettare i limiti imposti, perché c'era la spending review, perché c'era il fiscal compact, perché l'Europa aveva bloccato tutto e quindi di conseguenza i comuni. Invece poi abbiamo scoperto che la colpa principale del naufragio del Comune di Roma e di conseguenza del municipio è la mafia, è la corruzione che c'è, che ne siamo tutti consapevoli, e c'è a tutti i livelli, non c'è solo a livello comunale, c'è anche nei municipi, negli appalti di qualsiasi genere. Quello che è venuto fuori in alcuni settori, ma noi sappiamo perfettamente che è così in ogni singolo settore. Forse quello che dovremmo fare è proprio questo: cercare di tirare fuori ciò che di marcio c'è nel nostro territorio. Io più volte in varie commissioni ho segnalato situazioni di disagio per quanto riguarda ad esempio la situazione dei consorzi. Noi non abbiamo fondi per fare i lavori pubblici nel nostro territorio. Tanti cittadini da un anno e mezzo e i comitati quartieri ci segnalano che i consorzi in alcune zone i fondi ce l'hanno, non si riesce a capire perché non si portano a casa le opere necessarie per i territori. Ho chiesto più volte di parlarne in commissione, ho fatto degli accessi agli atti, ma non se ne parla, chissà perché. Eppure vengono fuori sempre i soliti nomi. Dietro ad ogni problema che emerge in questo municipio vengono sempre fuori i soliti nomi. Si parla di centri sociali anziani che hanno problemi e guarda caso ci sono politici comunali che emergono e spiccano fuori i loro nomi. Si parla di consorzi e quei nomi vengono fuori, si parla di progetti urbanistici alquanto strampalati e guarda caso sono sempre quei nomi. Forse noi, se siamo realmente puliti qua dentro, dovremmo far emergere queste problematiche, dovremmo togliere questi nomi dal nostro territorio e cominciare a lavorare per il bene dei cittadini.
Possiamo analizzare i problemi che ci sono tra la giunta, le forze di maggioranza, la mancanza di comunicazione, lo potremo fare fino a dopodomani, ma noi non risolveremo i problemi di questo territorio finché non cominciamo a ripulire le istituzioni dal principio, dagli uffici, dalla politica, dalle collusioni, dalla corruzione. E questo è il nostro compito attualmente. Poi è logico, una volta che abbiamo ripulito tutto, metterci seduti a tavolino e collaborare da persone adulte, rispettose delle istituzioni per ottenere i risultati è doveroso, ma dobbiamo prima di tutto ribellarci a questo sistema. È questo che io chiedo. Da oggi è emersa una cosa importantissima: noi avevamo la mafia che governava Roma. E qua chiedo che sia possibile fare anche un consiglio aperto su questo, perché non possiamo sicuramente nasconderci dietro a un dito. Forse il municipio più grande di Roma dovrebbe parlare di questa situazione, non solo all'interno dei propri partiti o dei propri movimenti, ma un confronto aperto con i cittadini. È la nostra città che sta affondando. In questo anno e mezzo questa città e questo municipio stanno andando degradando in una maniera pericolosa. La criminalità aumenta, il degrado sociale aumenta, i disagi sociali della povera gente aumenta e si innescano battaglie tra poveri, tra immigrati, tra Roma, tra gente che ha perso lavoro. Ci scagniamo tra noi quando poi i nostri politici che dovrebbero governarci mangiano e speculano sulle nostre disgrazie. E non ci vergogniamo? Ci dovremmo vergognare per questo, e noi che siamo qua, vicini al territorio, dovremmo riunirci e combattere per primi contro questo malaffare. Se abbiamo onestà intellettuale, prima dobbiamo ripulire le istituzioni e poi forse possiamo sperare di rimettere in piedi il municipio e Roma. Quindi quello che chiedo è di guardarci in faccia tutti quanti e capire che cosa vogliamo veramente da questo mandato. Se vogliamo veramente modificare le cose o vogliamo tutelare lo status quo. Ecco, cominciamo a guardarci in faccia, a chiederci veramente cosa vogliamo, a ragionare da persone adulte che siano in grado di confrontarsi sui temi e soprattutto in grado di denunciare quando il marcio lo vediamo anche nel nostro territorio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Rozzi. Allora, andiamo avanti. Consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente. Allora, buongiorno a tutti. Io ho letto con attenzione le relazioni annuali predisposte dalla Presidente Fantino e dagli assessori e devo ammettere in sincerità che alcune iniziative assunte dalla Presidenza le ho prese proprio da queste relazioni. Altre le ho conosciute a cose fatte da siti e internet e ciò non è successo perché io sono una persona distratta, ma è successo perché c'è poca condivisione nell'interno di questo municipio. In ogni caso, essendo una persona abbastanza responsabile, terrò conto con questo mio intervento di tutte le problematiche che questo municipio ha dovuto affrontare nei primi 15 mesi. Penso ai problemi organizzativi creati dall'accorpamento dei due municipi, dalla carenza del personale e anche il pensionamento di alcuni impiegati ancora non rimpiazzati e la mancanza dell'approvazione della microstruttura. Insomma, governare una nuova città di oltre 300.000 abitanti è una cosa che fa veramente tremare le vene ai polsi, soprattutto quando le risorse sono carenti. Sono cosciente di tutto questo, ma i problemi non sono scusanti. Proprio per tutte queste difficoltà nuove ed ereditate, credo che occorreva da parte sua, Presidente, attivare una forte condivisione sia degli atti di consiglio. Forse avremmo ottenuto risultati più utili per i cittadini. Ripeto, quello che imputo come una grave colpa di una parte di giunta, Presidente Fantino, è che io da consigliere eletta per rappresentare i cittadini non sono stata messa nelle condizioni di difendere i loro diritti, perché è stato deciso che alcuni di noi non debbano essere resi partecipi alle decisioni. Attività, progetti, eventi, iniziative sono decise alcune volte nel chiuso delle stanze e non vengono condivisi. Io mi chiedo perché? È questo il clima in cui si opera in questo municipio?
e purtroppo anche nelle commissioni lavoriamo spesso senza il supporto degli uffici tecnici, che invece sono determinanti per aiutare noi consiglieri a comprendere meglio determinate situazioni e orientarci per prendere poi le decisioni giuste per i cittadini. Non punto il dito contro qualcuno, sono qui per chiedere a gran voce un cambio di passo dell'amministrazione. Il sindaco Marino lo sta facendo, ha compreso il disagio delle periferie e si sta affidando a quei consiglieri che in quelle periferie ci vivono e ne conoscono profondamente i problemi. Presidente Fantino, dopo la campagna elettorale lei è venuta a Morena, in gran segreto, visto che non tutti non sono stati invitati a quella bella passeggiata che avete fatto. E questo non è una cosa corretta, perché credo che tutti dobbiamo partecipare per conoscere i problemi, anche chi dell'area extra-gra non è. Noi siamo stati eletti per stare a contatto diretto con i problemi dei cittadini e cercare di fare da tramite con l'amministrazione. E questo purtroppo non sempre avviene. Ieri mi è tornata in mente una frase di un poeta russo, Majakovskij, una frase che è stata scritta circa più di un secolo fa, che dice: non chiuderti partito nelle tue stanze, resta amico dei ragazzi di strada. La strada oggi è piena di difficoltà, problemi, drammi. Se si conoscessero meglio, forse si potrebbero meglio affrontare. E quindi tutti insieme, perché questo è un momento storico in cui dobbiamo unire le nostre forze e non facendo gruppetti repellenti alla condivisione. Abbiamo grandi problemi che forse esulano dalle nostre competenze, ma non esulano dalle nostre responsabilità. Il campo Rom, la Barbuta, Palazzo Salem. E vorrei aggiungere, pochi giorni fa sono stata a fare un piccolo sopralluogo nella parte di Vermicino e Ponte Linari. È vero che lì ci sono delle costruzioni che non andavano fatte, c'è un abusivismo, però c'è anche tanto degrado e tanto abbandono, Presidente. Le consiglio di farsi una passeggiata magari con qualche consigliere che fa piacere, insomma, passeggiare con lei. Siamo qui, quindi, e dobbiamo dare... Io do la mia personale disponibilità a collaborare a tutti i livelli, nel segno della trasparenza, perché poi la politica è impegno e la politica deve cambiare. I cittadini ce lo stanno facendo capire in tutti i modi, anche con l'astensionismo al voto. Dobbiamo restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni. Lascio l'ultima parte del mio discorso, anche perché da quando l'avevo preparato purtroppo sono cambiate tante cose. Concordo con quello che ha detto prima la mia collega Monica Lozzi. Il mio primo passo a far sì che poi cambiassi da lista civica a gruppo misto è stato proprio il fatto che ho cominciato a votare con una delibera della trasparenza. Ecco, allora dobbiamo cominciare veramente ad essere trasparenti. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lenci. Ricordo a tutti quanti noi, consiglieri, ma anche ai cittadini che ci stanno, diciamo, ascoltando, che anche per fare le foto al consiglio bisogna essere autorizzati. Grazie. Allora, consigliere Coglia, prego. Allora, abbiamo ascoltato diciamo con interesse le relazioni della Presidente e degli assessori. Siamo rimasti a un certo punto, diciamo, un po' contraddetti, perché a me sembrava personalmente di trovarmi in un altro municipio, in un'altra città, in un altro paese, perché a sentire queste relazioni sembrava, insomma, che non ci fosse nessun problema, che erano già stati tutti risolti, che era stato fatto un lavoro fantastico e quindi, come dire, sì, allora siamo fuori luogo, ci possiamo dimettere, non serviamo più a niente. In realtà dire che c'è la crisi, che ho potuto fare quello che potevo, sono scusanti che ognuno di noi più o meno nella propria vita ha provato a dirsi e a dire varie volte. E
In realtà mi sembra che forse dovremmo vivere un po' più il nostro quartiere, la nostra città, per capire che ci sono gravi problemi che l'affliggono. Il principale, l'abbiamo visto in questi giorni, ne ha già parlato Monica, è la mafia, ma è un problema intorno al quale si innestano tutti gli altri problemi che troviamo. Allora, io vorrei ricordare alla Presidente che il decoro urbano, lei è la responsabile del decoro urbano, si è detto a settembre dell'anno scorso, e purtroppo il decoro urbano, il decoro del municipio, non possiamo definirlo tale, insomma, cioè, sono anni ormai che siamo sommersi dalle immondizie, sono anni che i cittadini non li gettano più nei cassonetti i rifiuti, li buttano per strada dove capita. Ci buttano i divani, ci buttano i frigoriferi, e questa è la realtà che viviamo. E il degrado è anche questo, è dentro le persone, che se non hanno educazione poi non la rispettano nemmeno, e è un cancro, che un virus che ci si passa l'un l'altro, e che viviamo ogni giorno. Viviamo per strada e viene la persona contromano, gli dici che stai facendo, e quello ti manda a quel paese perché pensa che lui c'ha ragione, perché non esistono più regole, perché nessuno le fa rispettare. Noi dobbiamo contribuire a farle rispettare, non solo con educazione, con forza, non solo con i poteri che ci vengono dati, reclamando verso le autorità superiori che facciano il loro dovere. Ognuno di noi non si può limitare al suo compitino, bisogna fare di più. E questo lo dico a tutti, lo dico a me stesso anche. Ho ascoltato le relazioni anche degli assessori, allora devo fare alcune puntualizzazioni. Sul commercio è stato fatto troppo poco. Ci sono negozi che chiudono ogni giorno, ci sono attività commerciali che non ce la possono fare. Quello che abbiamo fatto noi è ratificare delle deliberazioni, portare avanti la tassazione. Forse bisogna trovare dei metodi per agevolare invece, bisogna interpretare in modo creativo e costruttivo il ruolo di assessore in questo campo, soprattutto in questo periodo. Bisogna trovare delle agevolazioni, anche municipali, che possano portare le persone e le piccole imprese a sopportare la crisi e ad aspettare tempi migliori, nell'interesse di tutti, perché poi una piccola impresa che fallisce porta anche disoccupazione presso i dipendenti. Bisogna rinnescare, per esempio, nei mercati la riassegnazione dei bandi, abbiamo detto tante volte in commissione, non è stato fatto. È chiaro che non va fatto a livello municipale, ma anche qui dobbiamo prendere per il bavero l'assessore e le autorità competenti di livello superiore, perché è il nostro compito. Se i consiglieri comunali del mio movimento non facessero il loro dovere, io vado lì e li prendo per il colletto, li guardo negli occhi e gli dico che devono fare il loro dovere. Questo dobbiamo fare. C'è molto da fare nel commercio perché riparte il paese, e quindi questa è un'esortazione per l'assessore De Simoni. Per quanto riguarda l'assessore Gian Siracusa, mi spiace che non c'è, visto il suo stato, insomma, per cui gli facciamo tanti auguri, però per il personale è un altro grande nodo sul quale si sta consumando un po', diciamo, si sta facendo molta fatica anche a livello comunale. Un anno e mezzo è troppo per portare avanti un riassetto del personale, e per portare avanti questo riassetto del personale. E si è lavorato sulla macrostruttura. La cosa principale, sembrava, di cui avessero bisogno i municipi erano i dirigenti o i direttori. È questo di cui hanno bisogno i municipi? Non credo. Quanto ci vuole a designare dirigenti e direttori? È stato fatto? Ok. Come è stato fatto? Non entriamo nel merito, non abbiamo contezza. Potremmo entrarci per capire se sono state scelte le persone giuste. Ok, adesso si sta parlando di riforma del personale, ne abbiamo parlato in commissione personale, mancano le PO, mancano il personale di categoria C e D. Questi sono i problemi del personale?
Questi sono quelli di cui abbiamo parlato. In realtà i problemi del personale, poi siamo venuti a sapere da altre fonti, sono diversi. Sono quelli, ad esempio, delle supplenti di terza fascia, che sono 6.000, che rischiano di perdere il lavoro con il nuovo contratto. Sono i problemi del personale anche questi. Non capisco perché non interessino i sindacati, forse perché non sono dipendenti a tempo indeterminato e quindi non pagano una quota del sindacato. Non lo so, se fossi sindacalista io me ne interesserei anche io. Mi sembra che c'è sempre un modo sbagliato qui di ragionare. Allora, cerchiamo di tornare a un modo giusto di ragionare. Allora, il problema del personale, si è parlato di efficientamento, mi è stato detto ma non puoi presentare questa cosa su supplenti terza fascia perché è contrario all'efficientamento. Ho detto no, non è contrario all'efficientamento, l'efficientamento è lavorare meglio, non è non far lavorare determinate persone, perché la voragine di bilancio che ci sarà anche quest'anno nel Comune di Roma deriva dai soldi che si sono mangiati sti zozzoni, ok? E da quelli che ancora non abbiamo scoperto. Sono miliardi di euro e noi andiamo a mangiare milioni di euro al personale. Andiamo a togliere i 500 euro alle supplenti di terza fascia. E questo è un modo giusto di ragionare. Lo stesso cosa si fa anche a livello nazionale, a livello regionale. Voragini di bilancio per distrarre i soldi verso i soliti furbetti, chiamiamoli, ma non è il termine che userei, che devono mangiare, possono rimanere senza quei soldi, le mafie. Non tassiamo il gioco d'azzardo, no, tassiamo i dipendenti pubblici, tassiamo i dipendenti, tanto non possono scappare, tassiamo i negozi che poi falliscono e generano ulteriore disoccupazione. E qui chiudo col personale. Per la cultura devo dire è stato fatto abbastanza, sono soddisfatto perché secondo me sulla linea verso cui stiamo andando si dimostra che si possono fare anche delle cose positive senza troppo diciamo incidere sul bilancio, che è zero per la cultura. Sulla sicurezza e legalità è stata istituita una commissione perché abbiamo gravi problemi. Io dico e chiedo alla Giunta di appoggiare assolutamente le istanze che ci sono, perché ritornando al discorso del degrado che ha fatto anche Monica, abbiamo gravissimi problemi che affliggono non solo quartieri come Morena, che essendo di un certo tipo favoriscono i furti, però diciamo che le altre tipi di reati ne risente tutto il municipio e tutta la città. Il problema delle occupazioni è uno dei problemi che verrà affrontato anche in Commissione Sicurezza e Legalità giovedì, col discorso di via Flavio Stilicone, che purtroppo non si riesce a portare avanti, e da questo punto di vista c'è tantissimo da fare. Per la scuola io ho visto un buon lavoro fatto dall'assessore Antonelli, purtroppo ci sono tantissimi punti su cui intervenire. Le fonti di bilancio sono insufficienti, però anche qui secondo me bisogna reclamarle queste cose con forza, anche a rischio di diventare antipatici o qualcosa di più, perché non è possibile che i dipartimenti, ecco diciamo cultura c'è zero, il dipartimento cultura non ha zero, il dipartimento cultura c'ha bei fondi, se ne desse qualche briciola, sì, ho fatto un parallelo, come per la cultura, anche per la scuola i fondi ce li ha il dipartimento scuola, poi come li usa è un altro discorso. Allora, non si può prescindere dalla sicurezza delle scuole, l'amianto deve essere tolto subito, le scuole devono essere messe in sicurezza, l'unica cosa che posso dire è io farei un pochino più di pianificazione, e questo riconducendomi al discorso delle lagatitoie e le grondaie, che quando piove poi se non viene pianificato l'intervento si allaga tutto e poi bisogna spendere altri soldi, molto più di quello che si sarebbe speso altrimenti, e la derattizzazione, abbiamo distratto dalla manutenzione stradale, facciamo la derattizzazione, se non basta troviamo altri fondi da altre voci di bilancio, non si può prescindere dalla derattizzazione perché è l'igiene, si rischia la galera sia con la sicurezza che con l'igiene, questo dico solamente. Quindi chiudo per non essere troppo lungo, per dire tutti noi dobbiamo fare molto di più, molto molto di più di quello che stiamo facendo, dobbiamo farlo, come diceva Monica, con un occhio più alle persone e cercando di scovare i soldi dove vengono distratti,
e reclamando a gran voce per i cittadini i loro diritti. Grazie. Grazie consigliere Coia. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Un attimo, consigliere Tutino, io ho una richiesta da parte di un cittadino di poter intervenire. Credo che dopo finita la discussione, prima magari la replica della Presidente, e sospendiamo un attimo il consiglio, diamo la possibilità al cittadino di che Francesco Gori di poter intervenire. Va bene? Prego, consigliere Tutino. Grazie Presidente, Presidente Fantino, Assessori, la relazione e le relazioni hanno giustamente centrato un aspetto molto importante dell'analisi che va fatta prima di andare a comprendere come ci si può muovere, perché senza un certo tipo di analisi non si può capire come affrontare la situazione. Anzitutto questa analisi deve tener conto, come è stato fatto, del debito truffaldino fatto dalle giunte precedenti, ma soprattutto dalla giunta Alemanno, che avendo avuto prima l'azzeramento del debito ha poi bruciato tutti questi soldi pubblici e ci ha lasciato un debito enorme alla città, e lo pagheremo ancora a lungo. Quindi c'è questo aspetto che è centrale, e poi c'è il contesto finanziario. Si è parlato di dittatura dello spread, ma questo è giusto. Non possiamo riflettere sulla situazione locale senza averne una comprensione più ampia, e quindi chiaramente, avendo il municipio un bilancio derivato, non possiamo non guardare i livelli superiori, e chiaramente questi livelli superiori non si esauriscono con Roma Capitale, ma arrivano a livello nazionale, a livello europeo. A livello nazionale troviamo anche lì un debito truffaldino contratto negli anni dai decenni di partitocrazia, e poi chiaramente troviamo una cura che è stata peggiore del male, non un cambiamento di cultura, ma l'introduzione in Costituzione del pareggio di bilancio, una follia che sarebbe incomprensibile a qualunque famiglia sensata, ma che è sembrata fattibile ai nostri governanti. Ecco, senza guardare a questi livelli superiori non si può capire quello che ci sta accadendo. La ricaduta sul municipio chiaramente sono stati da una parte i fortissimi tagli di bilancio e dall'altra quel tipo di incapacità di gestione della situazione che ha portato in particolare al mancato decentramento amministrativo. In tutto ciò chiaramente si è intersecato quel sapore generale che tutti sentiamo e che viviamo questi giorni, che è sapore di mafia. Perché dico sapore di mafia? Perché un aspetto sbagliato, secondo me, nel modo di ragionare di ciò è stato dire: sì, vabbè, ma c'è stata e c'è la mafia al governo della capitale. No, non è semplicemente così, perché la mafia non è un ente o un mostro esterno alla società, perché altrimenti non la capiremo, altrimenti consentiremo che la metamorfosi del male avvenga lontano dalla nostra comprensione e ricada fino ai prossimi anni e fino ai prossimi figli. La mafia è l'atteggiamento mafioso del potere e della mafiosità sociale e partitica, è cultura di questo paese, è cultura di questo dei decenni di governo che hanno attraversato questa città, e senza comprendere ciò non comprenderemo neanche il comportamento dei cittadini, che a tutti i livelli vanno, e qui ci viene incontro l'importante lettura che ci dà del potere Foucault, che ci dice: il potere non è tale se non distribuisce qualcosa, ovvero se non dà le brioche al popolo. Allora il potere che ha governato e che in gran parte probabilmente ancora governa Roma
non è un potere estraneo al comportamento dei singoli cittadini e dei singoli consiglieri a tutti i livelli che, diciamo, vanno a coltivare i loro micropoteri e microfeudi. Questo lo dobbiamo vedere, o altrimenti, cioè, non comprenderemo ciò che sta accadendo, non comprenderemo noi stessi e tutto ciò si ripeterà. Non mettiamo la mafia da una parte e noi dall'altra, che possiamo, insomma, risolvere tutto. E come si è risposto a questo? Dal mio punto di vista, dal punto di vista della lista civica, si è risposto con le soluzioni possibili, e spesso con le soluzioni necessarie, e spesso anche con soluzioni molto intelligenti e coraggiose da parte della Giunta. Faccio qualche esempio, perché chiaramente non è che voglio ripercorrere le relazioni e mettere i voti, perché qui si tratta di un dialogo e non si tratta di un giudizio. Quindi si tratta di un dialogo interistituzionale in cui, dico, vanno rilevate alcune scelte coraggiose, ad esempio quanto è stato fatto su Via Alba Longa, essendo disposti da parte della Giunta semplicemente a un ripristino della legalità. Sembra banale, ma era un qualcosa che era, che sembrava impossibile da una ventina d'anni, e che ha restituito un pezzo di territorio al quartiere senza badare troppo ai potentati commerciali, politici, alle grida e alle lamentele di qualche consigliere che si strappava le vesti perché questo creava qualche problema a qualche potentato. E quello è un esempio. Un altro esempio è stato, ad esempio, quello sui nidi: tentare di legalizzare il sistema dei nidi, che ci veniva restituito dalla Giunta Alemanno come un sistema costruito sull'illegalità, con l'amministrazione appaltatrice dell'illegalità, che chiude gli occhi ed incoraggia il furto. Questo è quello che è avvenuto da parte dell'assessorato alla scuola della Giunta Alemanno, con dei tagli unilaterali sulla scuola senza fare il calcolo di quanto costava realmente il servizio, ovvero appaltando il sottocosto a spese dei bambini, a spese delle famiglie, a spese dei lavoratori. Su questo la Giunta si è espressa con grande forza, con una memoria di Giunta, e anche il Consiglio ha risposto in maniera estremamente positiva, dicendo: a Roma Capitale bisogna ricalcolare questi costi. Sembra una banalità, ma grazie a questo municipio, così come si è arrivati al nuovo regolamento con un forte sulle palestre, con un forte contributo importante di questo municipio, così è accaduto sugli asili nido. Un altro aspetto importante che va rilevato è come si stia tentando in qualche maniera il contrasto all'abusivismo commerciale. Però qui dobbiamo fare veramente molto di più, perché da un lato occorre, è chiaro a tutti, contrastare l'abusivismo commerciale che crea quei potentati che abbiamo riconosciuto in tante maniere, e li vediamo anche su Piazza Navona, no? Sono forme di microgoverno mafioso della città che, attraverso il ricatto piegano le istituzioni, no? Ma stavolta hanno trovato le istituzioni sbagliate da piegare, insomma, per fortuna, e grazie alla sovrintendenza. Ma che ti interessa particolarmente la cosa? No? Per favore, consigliere Matrona, per cortesia. Prego, consigliere Tutino. Prego. Scusa, consigliere Matrona, nessun proprio intervento. Per cortesia, consigliere Matrona, prego, consigliere Tutino. Questo. Per cortesia. Prego. Grazie. E d'altra parte, posso? Presidente, per cortesia, senza che qualcuno gridi cazzate. D'accordo, consigliere Tutino, non tiene anche adito. Allora,
prosegua col suo intervento, per cortesia di altri consiglieri. Attenzione, prego. E tutto ciò è nell'ottica di un buon governo, che deve essere anche un buon governo delle idee. Quindi sul diciamo, non basta il livello di lotta fatto sull'abusivismo commerciale, bisogna spingersi molto, molto bisogna spingere molto su questo, ma sono stati fatti dei passi che riteniamo importanti. Invece, come, e qui giustamente mi ricollego anche al collega Coglia che diceva, bisogna trovare altre forme per aiutare il commercio. Questo l'abbiamo in più casi rilevato e ci siamo proposti e ci continueremo a proporre su anche forme di diciamo di accrescimento del potere di acquisto dei cittadini, anche attraverso adozioni di monete complementari che consentano al cittadino di riflettere anche ad un livello più alto sul senso della moneta e sul senso della possibilità di acquistare e sul senso generale dell'economia. Non solo quindi fare del cittadino un consumatore, ma fare un utente responsabile. Quindi riteniamo che il municipio abbia attuato delle buone prassi su molti aspetti. C'è da lavorare ancora, e qui in particolare a livello amministrativo, lo dico anche al direttore, su un lavoro forte sulla trasparenza da parte degli uffici, perché a parte rendersi conto delle carenze degli uffici, perché qui da parte di alcuni che fanno critiche molto facili, si fa finta poi di non accorgersi che è come se si fosse entrati in una macchina, in questo municipio in una macchina, e non si fosse trovato dentro il motore. No? E quindi, questo, tenuto conto di queste difficoltà, lo sforzo per la trasparenza amministrativa deve diventare, ritengo e credo riteniamo, uno dei cardini. No, consigliere Ruggero, per favore, consigliere Patron, per cortesia, allora, consigliere Ruggero, c'è ancora un minuto, prego. Nel senso anche delle interruzioni, perché sono un po' in difficoltà a intervenire. Per cortesia, allora, spera tutti. La conclusione del consiglio aspetta a me. Consiglio, c'è ancora un minuto, prego. La ringrazio. In questo senso, quindi, il lavoro della giunta municipale è andato nella giusta direzione e va implementato sulla lotta all'abusivismo commerciale e sulla promozione del potere di spesa dei cittadini anche attraverso strumenti nuovi come dicevamo, e il lavoro di trasparenza amministrativa deve essere uno dei cardini dell'atteggiamento culturalmente antimafioso di questo municipio, come è avvenuto ad esempio. Qui abbiamo la fortuna di essere, grazie allo sforzo di alcuni consiglieri, ripresi e mandati in onda da Liberi TV. Questo è molto importante ed è uno di questi elementi di trasparenza, e bisogna lavorare in questa direzione, perché la comprensione da parte dei cittadini di ciò che avviene qui dentro è un elemento cardine della possibilità di avere gli anticorpi perché non attecchiscano le mafie locali e le mafie di ordine più grande. Grazie consigliere Tutino. Consigliere Giuliano, prego. No, consigliere Giuliano si adegua come ha fatto la consigliera Ozzi. Invece 30 minuti e 30 secondi. Prego. Consigliere Giuliano. Si coesiamo gli orari, sono le 11:26. Parte dalle 11:26 nel mezz'ora, eh? Sta scrivendo da due ore. Allora, ma tu puoi fare quello che vuoi, tanto hai le chiavi di questo municipio, vai tranquillo. Io partirei con uno slogan a questa situazione, perché essere considerati parti integranti di un meccanismo che su Roma da anni fa la differenza,
io mi permetto di dire io non ci sto. E con me dovrebbe dirlo tutto il consiglio, tutti gli operatori, tutti i dipendenti, perché fanno un lavoro ovviamente importante, anzi con l'occasione ringrazio qui l'ufficio di presidenza, il direttore, lo staff, perché comunque nonostante tutto riescono a seguirci senza essere condizionati dagli eventi. Non è facile, anche perché nella relazione, nell'intervento fatto dalla Presidente, insomma, mi sembra di aver sentito un po' di polemica su questo, su alcune figure, ma tutto è perfettibile, per l'amor di Dio, però io penso che un ringraziamento va dato sincero. E il non ci sto dovrebbe uscire alto e forte da tutti, perché se qualcuno lavora dai 10 alle 15 ore al giorno per adempiere a un incarico di questo tipo dal punto di vista istituzionale, non può essere messo nella mischia. Dico questo perché poi alla fine darò, diciamo, una soluzione a questo messaggio, che non rimanga così nel vuoto. Però questa è una di quelle occasioni che non si può non sfruttare. È come quando a pallone ti mettono la palla che ti rimbalza davanti, no? Te voglia di calciarla. E quindi questo mi viene spontaneo. Perché? Perché si è tentati anche dal fatto di come si è arrivati a questo punto. Nessuno ha parlato fino ad oggi, neanche da parte della Giunta, si è fatto a meno di capire perché oggi in questo municipio si è arrivati a fare una relazione annuale, ma che è figlia di un procedimento e di un susseguirsi di cause. Nessuno l'ha detto, e quindi è come appunto a un certo punto di una fiction vanno fatte, insomma, le reazioni, diciamo, il discorso delle puntate precedenti per capire qualcosa. Se no, chi si mette adesso in contatto con vedere l'ultima puntata, insomma, non può capire quello che è successo prima. E allora bisogna fare anche un riassunto di queste puntate precedenti, che va appunto dalla sfiducia, rimpasto di giunta, alla relazione annuale. Cioè, quindi da una sfiducia posta in questo municipio a un rimpasto di giunta ad una semplice relazione annuale. Beh, a me la cosa ovviamente non mi soddisfa, non mi sembra esaustiva nell'arrivare da 100 a 0, cioè da una richiesta precisa a sentire la relazione di una giunta, di un presidente che ha letto per un'ora l'altra volta, e dove all'interno di questo intervento non ho sentito una critica, una inefficienza, che è anche normale, ma è una cosa umana, perché mi è venuto spontaneo l'altra volta dire: vabbè, ma che stava a fare qui tutti quanti, se tutto funziona in questo modo, perché c'è stato bisogno di... Allora forse ci dimentichiamo da dove siamo partiti. C'è stata una partenza decente in questo municipio, tutti speravamo, e anche l'azionista di maggioranza sperava in questa giunta che potesse dare ovviamente un'impronta diversa da quelle passate. Il lavoro delle commissioni funzionava decentemente, detto poi da chi sta all'opposizione, voglio dire, è tutto dire, perché c'era un coinvolgimento delle forze politiche, c'erano degli argomenti su cui c'era un confronto serrato. Sembrava, abbiamo fatto questo lavoro per 6-7 mesi, poi è successo qualcosa, si è condizionato il proseguo dei lavori, qualcosa ha interrotto, si è spezzato, si è bloccato.
sono 4-5 mesi di inattività totale, e quando dico inattività non la procedura, la programmazione, le cose ordinarie, parlo anche proprio di interventi nel vero senso, nei settori dove c'è bisogno di fare la differenza, perlomeno difenderci nei confronti di un'amministrazione centrale che detta le regole. Sì, è vero, poi quello che è emerso a seguito di questa spaccatura, di questo, diciamo, condizionamento, di qualcosa che non funziona, la Presidente che non ascolta nessuno, la Presidente che va per la sua strada, la Presidente che non dà spazio alla sua giunta, la Presidente la conoscevate tutti, cioè non è che è nata oggi, la Presidente è un personaggio istituzionale che nel nono municipio ha fatto 10 anni, ha avuto comunque posizione di comando per 10 anni, e non è che di punto in bianco la Presidente oggi, no, si è ammattita, ha il suo carattere, per l'amor di Dio, che non è per nulla, diciamo, per tutti può essere convincente, ha il suo modo di fare, io su tante cose non la condivido, però è la Presidente che è stata messa lì, ok, che ha vinto una primaria nel centro-sinistra a fronte di 4 candidati del PD, 4, ma non è che devo difendere io il PD per l'amor di Dio, però insomma poteva essere facile e semplice che qualcuno potesse perdere con 4 candidati, però infatti io glielo dissi una trasmissione quando eravamo in campagna elettorale e comunque avversari di questo municipio come presidenti, gli dissi: beh Presidente, lei non se l'aspettava, la sono venuta a chiamare a casa, guardi che ha vinto le primarie perché qualcuno insomma ha sbagliato dei calcoli, ha detto ma possibile, io ormai già stavo, capito, per altri lidi, e si è rimessa il vestito da istituzionale. Quindi, ma questo non significa però che l'azionista di maggioranza, ok, qui poteva fare la differenza. Perché è vero pure che la Presidente va per la sua tangente, ma è vero pure che deve stare a confrontarsi con chi e quale con la sua maggioranza e con chi ovviamente ha un peso specifico sul territorio, di rappresentanza politica, di rappresentanza istituzionale. E questo ovviamente non è stato fatto, perché tra le primarie, tra la formazione della giunta e quant'altro, fino a oggi non mi sembra che l'azionista di maggioranza si sia sperticato le meningi, no? Oltremodo per dire no, questo non va bene. È stato tutto tangibile, è stato tutto tranquillo, regolare. A un certo punto esce fuori che qualcuno si è impazzito. Ma questo poi avrà poi una conseguenza politica successiva. Non sarà sfuggito ai più attenti, e immagino a nessuno, che 9 consiglieri del PD non abbiano sentito l'intervento da Presidente nello scorso Consiglio. Può essere una cosa molto naturale, semplice, a me non mi sembra una cosa normale. Quindi una totale non condivisione. Però poi è normale che ci dobbiamo sentir dire dalla Presidente, nella sua relazione, che comunque Roma è stata vinta dal centro-sinistra, i cittadini hanno scelto Marino e i 15 municipi sono tutti di centro-sinistra, non sarà un caso. Bene, anche questo municipio di centro-sinistra, mi sembra che la percentuale con cui il sindaco Marino, nel nostro caso la Presidente Fantino, abbiano vinto, mi sembra la percentuale di quelle che non danno una tranquillità assoluta. Il 42% non mi sembra una percentuale di quelle, capito, che fanno la differenza. Per cui un minimo di essere meno convinti del proprio operato, di essere meno sicuri, perché questa percentuale
ovviamente dà una spiegazione generale della disaffezione alla politica e quindi di non avere la maggioranza ovviamente su Roma, nel caso di Marino, e in questo municipio del settimo. Quindi io andrei molto cauto, sei stato molto cauto nel fare una affermazione di questo tipo, come se fosse, no, la vittoria fondamentale. E però qualcosa doveva funzionare in questo senso, qualcosa doveva andare, diciamo, doveva portare il nostro timbro, che era quello del famoso decentramento, che questo municipio, questa giunta con la presidente ha sbandierato a 360 gradi come una cosa fondamentale della nostra azione politica e che avrebbe fatto la differenza anche al di là, no, dei meccanismi interni, quindi avendo una sorta di decentramento questo municipio e anche immagino gli altri avrebbero avuto più forza nel poter programmare puntualmente alcune azioni politiche. Però di questo decentramento, che era la parte iniziale dell'intervento della Presidente a inizio consigliatura, poi si è un po' disperso nei meandri di altri problemi. Infatti l'intervento della Presidente, che ripeto è durato un'ora e un minuto, mo sono visto poi successivamente, mi ha fatto lo stesso effetto anche rivedendo il filmato, quindi la botta è arrivata proprio parapara. E beh, non è altro che, come si dice, aver mischiato, aver aggiunto o modificato il discorso che era presidente dell'inizio consigliatura, non ha detto niente di più, cioè ha ripreso, ha ritoccato i punti che erano dell'inizio e che dopo un anno lei continua giustamente a portare avanti. Quindi ci siamo sorbiti una relazione nella relazione, cioè quindi dell'inizio consigliatura, quindi significa che ad oggi non è cambiato quasi nulla. Dico quasi perché quello che è cambiato è l'azione appunto contro la Presidente e la Giunta da parte dell'azionista di maggioranza. Voglio toccare, perché questo ragionamento sicuramente la Presidente poi nella sua replica dirà, ma no, comunque abbiamo fatto tanto, eccetera, abbiamo detto, siamo stati presenti, per l'amor di Dio, fare il Presidente di un municipio non è semplice, non ci sono trucchi, non è che si può comunque inventare chissà che cosa, però ci sono anche dei modi più naturali per poterlo fare, è quello di stare in mezzo alla gente il più possibile, è quello di capire quali sono le problematiche e di condividere con loro anche non essendo direttamente responsabili, quindi portare a chi di dovere, utilizzare la figura di presidente per andare, no, davanti a chi ha la responsabilità su Roma di alcuni meccanismi. Esempio, quello che io mi sarei aspettato dalla Presidente è che comunque, per quanto riguarda la raccolta differenziata, avremmo fatto la differenza, avremmo comunque cercato di ottenere un meccanismo di entrata nel percorso anticipato rispetto a tutti i municipi, ai comuni limitrofi che ormai hanno la differenziata, perché questo poi avrebbe evitato ulteriori problemi di raccolta, perché ciclicamente ci troviamo che le nostre strade, no, sono sommerse, ma è ovvio, se gran parte del personale viene spostato in altri municipi per far fronte al problema della differenziata, è normale che questo avvenga. O vengono spostati i mezzi, perché ci dicono che i mezzi si rompono e quindi non c'è copertura, 3-4 giorni di mancanza di questo significa che poi abbiamo una raccolta, no, ovviamente ferma. Però io ero fortemente convinto che la Presidente avrebbe fatto in modo di ottenere dal Presidente dell'AMA un riguardo nei confronti di questo settimo municipio, perché poi l'ha sempre detto, no? Il fatto che noi siamo una situazione che esce un po' fuori dalle righe, subiamo un accorpamento, subiamo una
una, diciamo, un insieme di situazioni da mettere a posto dal punto di vista politico-amministrativo, e quindi un peso maggiore, che probabilmente questo non è avvenuto. Quindi, ripeto, qui dice va tutto bene, abbiamo sentito degli interventi, tutti belli da parte di tutta la giunta, va tutto bene, ma non si è sentita nessuna efficienza e nessuna critica. Questo mi lascia l'amaro in bocca, perché una critica e un'efficienza per quanto riguarda la Presidente, non a caso con la Presidente, perché l'urbanistica è una delega che lei si è trattenuta. E spesso se lo dimentica che ha questa delega. Perché se lo dimentica? Perché io le vorrei chiedere, e quindi glielo chiedo così almeno può rispondere successivamente, ma la Presidente ha un quadro d'insieme della pianificazione del territorio? Quando e come decidiamo le cose da fare? Però da un certo punto di vista abbiamo la commissione urbanistica che si interessa di questo, e poi abbiamo la commissione dei print che si interessa di questo, e dobbiamo anche fare quella dei piani di zona di commissione, e poi dobbiamo fare la commissione per Romanina, per le zone O, per le compensazioni. Facciamo tante commissioni, però effettivamente la Presidente ha fatto un paio di interventi in commissione, e quindi gli chiedo come possa avere organicamente, no, dal punto di vista visivo, quali saranno le pianificazioni da fare sul territorio e quali saranno le opere pubbliche importanti da fare sul territorio, perché di questo non ho mai sentito parlare. Ma tutto perché è stato distratto questo meccanismo, le cose importanti sono state distratte ovviamente dalle beghe interne. C'è stata questa distrazione di interesse, diciamo così. Era più importante capire come dare la sfiducia o come attaccare, va bene? Come uscire sui giornali, come mettere in mezzo altri partiti che appoggiano o non appoggiano, maggioranza a geometria variabile. Però poi del problema dell'urbanistica a questo municipio, che farebbe la differenza quando qualcuno dice non ci sono i soldi, bene, dagli interventi urbanistici uscirebbero migliaia e migliaia, se non milioni di euro. Però poi diventa importante fare diversamente, quindi situazione pesante da questo punto di vista, manca una pianificazione urbanistica per quanto riguarda i print, i consorsi, ripeto, pianificazione delle opere pubbliche, Romania, zone opere, di zona, compensazioni, cioè va fatta una pianificazione. La commissione urbanistica dovrebbe riunirsi tutti i giorni per questo. E c'è anche il presidente della commissione che comunque si impegna molto cercando di dare, però poi, no? Il tutto viene governato da problemi di forza, di bracci di ferro interni. Ora, io non vorrei entrare specificatamente negli interventi degli assessori, perché poi sembrerebbe poi comunque sia stare a fare, no, l'esame, o appunto ci deve essere qualcuno che giudica, no? Il giudizio è sempre soggettivo ed è relativo. A me quello che interessa come Fratelli d'Italia è dire che, analizzato l'intervento del Presidente, perché siamo venuti qua in Consiglio, perché derivava da una situazione antecedente che prima ho esposto. Oggi che cosa succede? Niente, oggi succede che, no? Se tutti i mali che provengono dall'impostazione che ha dato questa Presidente, va bene, io vorrei chiedere ai colleghi, l'azionista e la maggioranza, che fine hanno fatto? Che fine ha fatto la sfiducia? Che fine ha fatto un intervento politico diretto ad cercare di migliorare? Dove stanno? Questa è la cosa che a me mi lascia perplesso. Perché poi, se uno deve, no, comunque commentare un certo tipo di comportamento politico, lo fa.
Io l'ho fatto, lo faccio, dico che la Presidente va per la sua tangente, ha un carattere che non si sposa spesso con altri, però poi tutto questo deriva dall'azionista di maggioranza, l'ho sempre detto, che doveva fare la differenza. Adesso siamo qui, cara Presidente, a dirci quello che dobbiamo fare domani, con molta tranquillità. Va bene, non va bene, possiamo fare di più, a parte che io non farei più nulla da domani. A parte che io uscirei su tutti i giornali dicendo io non ci sto, questo municipio non ci sta. Perché se veramente siamo distaccati da quello che ci ha comunque inondato, che ci ha investito, io lo farei uscire a forza. Perché a me la cosa che mi dà più fastidio di tutti è essere compreso nel meccanismo. E siccome non ho gli strumenti, essendo un piccolo consigliere del municipio, non ho gli strumenti né di informativi né di media per poter dire ad alta voce quello che vorrei dire, subisco insieme a tanti altri questa condizione. E a questo non va bene, perché chi non capisce questo non può fare questo ruolo, non lo può portare avanti. Chi non capisce che siamo sotto gogna si deve incazzare. Quindi, avendo questa situazione, no, così paradossale, siamo qui a fare un consiglio su che cosa? Su quello che ha detto l'assessore Gian Siracusa, che abbiamo un bilancio da 5 milioni e 6, uno spettacolo, cioè non è mai capitato, che poi sono soldi che non sono processabili per gli addetti ai lavori, non, cioè qualcuno non mi capirà, ma se non sono processabili non ci stanno e non sono utilizzabili. Quindi parliamo di un bilancio positivo, di che cosa? Mi devo soffermare a dire questo? Mi sembra relativo. Mancano i soldi per la cultura, per lo sport, ha detto l'assessore, leggendo ovviamente tramite l'assessore De Simone il suo discorso, ma non nomina mai il sociale. Cioè, che fate, non ve parlate? Cioè, l'assessore al bilancio non si parla con l'assessore al sociale, che mancano i soldi per il sociale. Roma non ha i soldi per il sociale, i soldi che c'erano sulla cultura, lo sport, qui, in questo municipio, beh, prima c'erano fuori classe, oh, voi siete scordato, eh? Medici, che i soldi li moltiplicava, ma li moltiplicava sempre dai privati, non aveva soldi, non aveva soldi, però faceva le feste, faceva la notte bianca, sempre con i soldi dei privati, mo dove li prendeva non lo so, non mo chiedete, per cortesia, perché non faccio io il magistrato, però voglio dire, comunque c'erano. Che dovevo parlare dell'intervento che ha fatto l'assessore De Simone, che è il più longevo in questa struttura, sono 20 anni che fa assessore al commercio. Allora che dobbiamo dire? Quello che non va sul commercio? Cioè, sarebbe assurdo, ma non perché lui non abbia la capacità o meno, questo non lo so, se sta lì da 20 anni significa che qualche capacità avrà, ma comunque sia i risultati non sono quelli. Perché poi io vedo la commissione, no, del commercio, la collega Calcamo che si impegna a dire appunto i mercati, cerchiamo di fare, di verificare gli ambulanti, ci mette l'impegno, però poi significa che siamo soggetti a indicazioni superiori. Cioè, anche il discorso poi, per esempio, no, dell'assessore De Lillo, che cita appunto che la città è stata distrutta da Alemanno. Cioè, io quando poi sento queste affermazioni, caro assessore De Lillo, rimango, perché? Perché uno non è che è nato ieri, cioè non è che è uscito da casa giovedì, per cui dici, sai, quello che c'era prima non me lo ricordo, insomma. Io preferisco più affermazioni politiche, non di questo tipo che sono fine a se stesse, perché ovviamente la città di Roma non è che è stata distrutta dalle mani, la città di Roma è stata distrutta negli ultimi 20 anni, ma che se lo stiamo a inventare, insomma se lo stiamo a di fra di noi, mi sembra una cosa normale, cioè che Alemanno ha trovato 12 miliardi di buco è una cosa storica, quindi voglio dire che ne ha fatto altro come ne farà Marino, come hanno fatto i Vertroni e Rutelli, mi sembra una cosa che ormai sta è limpida. Però
c'è bisogno di dire questa parolina che non so che effetto possa avere, ma io comunque non la condivido. Un cambio di passo, lei ha detto che è un cambio di passo che non si è verificato, ma voglio dire, un cambio di passo a Marina è stato fatto un sondaggio dall'interno del PD, voglio dire, è uscito il sondaggio, D'Ausilio ha pagato, il capogruppo D'Ausilio ha pagato per aver fatto un sondaggio e dire com'è la situazione a bocce ferme. Cioè mi sembra che il risultato di questo non sia di quelli dei più soddisfacenti, per cui, cioè, come si fa a fare un intervento politico partendo dalle mani e poi dire a Marino no, che ha salvato tutti i mali e che è il paladino della giustizia? In un anno e mezzo non mi sembra che si sia sentito più di tanto, anche perché poi, caro assessore, quindi l'ho messa nell'elenco degli interventi, è perché comunque no, la situazione dei campi rom e la situazione degli immigrati, dopo quello che è successo, che noi stavamo litigando, capito, all'interno del municipio, del consiglio, per fare degli atti, per andare comunque a dare risposte alla gente, andiamo sul territorio, la gente che litiga, che si incazza, eccetera, e poi sappiamo che tutto questo è un meccanismo. Io ho detto negli scorsi consigli, ho detto che qualcuno aveva aumentato appositamente il numero. Certo, non potevo sapere, non è che faccio questo lavoro, che da 250 si era passato a 2005 per grazia ricevuta, solo per un municipio dell'accoglienza. È difficile pensare questo. Non si è arrivato perché Roma è accogliente, perché servivano tot persone per produrre tot soldi. Quindi voglio dire, di che cosa parliamo? Non possiamo più parlare di questa roba. Dovremmo tutti quanti, no, bloccare un'attività politica di questo tipo per dire basta. E saremmo forse ancora credibili, forse, come istituzione di prossimità. Mancano 2 minuti, quindi chiudendo. Vorrei dire, ci siamo fatti prendere in giro dall'opinione pubblica, questo municipio è uscito sulle cronache, rispetto a una sorta di sfiducia, hanno parlato del nostro municipio in questo modo per 2 o 3 mesi. E adesso siamo ancora più alla berlina, perché poi non se ne parla più, non si dice più niente, cioè non è che c'è stata una smentita su questo, non è che si sono fatti passi in avanti per cui dice beh allora si è sistemato tutto, no, è rimasto tutto come prima, quindi qualcuno gli andava di strillare, ha strillato e poi ha detto beh boh, basta, no? Mi sto zitto e finisce la storia. Oppure aspettano, chi di dovere aspetta che comunque caschi Marino, per cui poi si c'è da accaduta tutto un meccanismo, ma è un'altra strategia questa, cioè, ma per l'amor di Dio. Oppure che Renzi dica a Zingaretti, a Marino e ai municipi si riparte da zero e quindi ci sarà l'election day, ma pure questo sta nella cosa. Io quello che chiedo alla Presidente, chiudendo il mio intervento e quindi partendo dal io non ci sto, mi farebbe piacere a me, immagino al Consiglio, che venga fatto un atto, una mozione, qualcosa di politico forte da mandare a Roma Capitale per dire che questo municipio non ci sta. E in virtù di questo le faccio una richiesta, Presidente. La richiesta è questa: la verifica di tutti i bandi, di tutte le gare, di tutti gli avvisi, dal 2006 ad oggi, proprio per dare un segnale forte rispetto alla situazione che esiste e che ci siamo trovati in questi giorni. E forse perché non è che questa storia di Roma Capitale, no, ha toccato solo il centro storico, ha toccato Roma, probabilmente anche questo municipio, noi non lo sappiamo. Allora, siccome qualche altro presidente l'ha fatto, io glielo suggerisco, facciamolo questa verifica, facciamo in modo che dal 2006 ad oggi diamo un segnale forte, usciamo sui giornali dicendo che questo municipio ha intenzione di fare una verifica,
ma non perché sappiamo o non sappiamo, perché è giusto poter confrontare se chi di dovere sia arrivato anche su questo territorio. Grazie. Grazie consigliere Giuliano, 30 minuti esatti. Consigliere. Grazie presidente, presidente Fantino, vicepresidente Moggia e assessori. Io, come ha fatto il collega Giuliano, che mi ha anticipato, non vorrei che sfuggisse a noi tutti la natura della discussione che oggi andiamo a celebrare. E, con l'esame delle relazioni della Giunta, io preciso di essere consigliere rieletto e nei 3 anni, sono subentrato a seguito del ricorso al TAR, non ho mai ascoltato nella precedente consigliatura relazioni di Giunta, ancorché previste dal regolamento, per cui è un elemento nuovo anche per me. Ma non posso nascondere a me stesso, ma insomma a noi tutti, che la motivazione che ci porta oggi alla discussione deriva dopo un inizio di consigliatura di rodaggio, come diceva il collega Giuliano, dove tutto sembrava che funzionasse, e invece gradualmente si è accentuato un sentimento, un atteggiamento da parte nostra, dei consiglieri, mi ci metto anch'io perché le responsabilità sono di tutti, ma un atteggiamento, come dicevo, viene crescendo del tanto peggio, tanto meglio. Questo per evidenziare che la presidenza Fantino non va bene, che gli assessori non lavorano, non ci sono, quindi il cassero di comando non è ben diretto. Bene, io devo rilevare che intanto considero la Giunta come un organo collegiale, per cui suddividere chi è bravo da chi non lo è non mi sembra corretto. Le decisioni della Giunta sono sempre collegiali. Chi non si riconosce nell'organo collegiale è libero di abbandonarlo, di lasciarlo, perché tanto di gente che vuole occupare poltrone ce n'è a bizzeffe. Quindi inizio vuol dire che il lavoro della Giunta come organo collegiale, secondo il mio parere, è certamente apprezzabile, nonostante le difficoltà che sono state rappresentate e che tutti noi conosciamo. Non riconoscere questo concetto, ovvero che la Giunta è un organo collegiale e quindi nella sua complessità deve essere valutata, potrebbe indurre al rischio che ci paventava adesso il collega Giuliano, dare le pagelle. E allora forse da qualche relazione che abbiamo sentito, voglio dire, qualche considerazione potrebbe essere anche fatta, però ripeto, nell'insieme considero un lavoro apprezzabile. Lavoro che deve essere implementato? Certamente sì, certamente sì. Mi ritengo una persona abbastanza responsabile per quello che per il lavoro quotidiano che attuo nell'ambito del municipio, ma devo dire può essere tutto implementato e migliorabile ove ci siano le condizioni politiche, quindi queste condizioni lo consentano. Dico questo perché senza condivisione politica non si va da nessuna parte, e quindi questo è il nodo fondamentale della nostra discussione. La distanza che c'è tra l'aula consigliare e la giunta esecutiva mi veniva ricordato da uno dei grandi maestri del nostro municipio, il presidente Medici. E siccome nella scorsa consigliatura sono stato uno dei più critici su quello che è successo, non mi sembra che poi ciò che è avvenuto mi ha dato torto, mi diceva che la diatriba che c'è tra l'aula consigliare e l'esecutivo deriva sostanzialmente dal nostro ordinamento, che consente, quindi che attribuisce la facoltà ai cittadini di eleggere direttamente i sindaci e i mini sindaci. L'accorpamento che poi c'è stato dei municipi, esigenza che peraltro non avvertivamo, ha portato a una novità in più, l'innalzamento del numero degli assessori. Guardate, io dico chiaramente, per chi ha governato questo tipo di sistema,
probabilmente non ne bastavano 12 e mezzo di assessori per tacitare gli appetiti esterni che ci sono, per cui c'è stato sempre, voglio dire, uno sbilanciamento tra quello che era l'aula consigliare intesa come i vecchi tempi, per chi ha frequentato le aule consigliari, e ciò che si sta celebrando e che sta passando con il nuovo ordinamento. Io personalmente reputo che il settimo municipio sarà forse più maturo nella prossima consigliatura. Certo, adesso è che tutti hanno dimostrato una maturità non adeguata al livello di responsabilità che noi siamo chiamati ad avere per il governo di un territorio vasto, complesso. Io non posso dimenticare che noi come consiglio, non certamente io, comunque il consiglio ha votato degli atti contro, quindi con l'avviso contrario di regolarità amministrativa del nostro direttore. Quindi si dice, ma la politica può tutto. Sì, la politica può tutto e i risultati sono quelli che si vede in altri scranni. Per cui non voglio dilungarmi molto su questo mio discorso, che ritengo di averne centrato, voglio dire, l'essenza. Senza condivisione non possiamo andare avanti, la responsabilità politica è di tutti e la Presidente e la Giunta hanno fatto un lavoro apprezzabile, lo confermo, lo sottoscrivo, pur in presenza di numerose difficoltà che ci sono state a livello congiunturale, quindi, ma anche e soprattutto per quelle ambientali interne che non ci hanno certo aiutato a sviluppare con l'attenzione che meritavano molti dei problemi. Per cui se è vero quello che è stato detto da alcuni consiglieri che mi hanno preceduto, che tutti, o almeno che si è pronti a ricominciare e quindi di andare avanti pur limando quelle difficoltà che sono state evidenziate, questo è un fattore che verificheremo insieme con l'andare del tempo. Personalmente non sono così fiducioso. Due minuti. Sì. Ciò nonostante il mio impegno sarà quello di agevolare al massimo i lavori sia nelle dinamiche di consiglio, di commissione, sia in quelle, diciamo, più di alto valore come quelle del consiglio. Grazie. Grazie consigliere Poli, la parola alla consigliera Lancia. Grazie Presidente. No, un anno e vicepresidente, vabbè. Un anno e mezzo fa, quando sono entrata in questo consiglio, ero armata di tanto entusiasmo e di tante buone intenzioni per rispondere alle richieste fattemi dai cittadini. Dopo due mesi ho capito che l'unica cosa che era riservata ai consiglieri era quella di non fare niente. I consiglieri non avevano il diritto di fare niente, c'è stato uno scambio, cioè il consiglio dovrebbe dare gli indirizzi politici e fare il controllo, la giunta dovrebbe governare e avere il potere esecutivo, ma in realtà in questo municipio non si intende così la divisione di poteri, non c'è divisione di poteri, il potere è uno solo e tutti gli altri obbediscono. I consiglieri devono soltanto fare quello che arriva dalla giunta quando la giunta lo chiede. I primi atti che ho fatto sono stati ostacolati e boicottati in tutti i modi possibili e immaginabili, con urla, scontri eccetera, e non riuscivo a capire perché. Ero molto sorpresa di questo, non erano atti particolarmente conclusivi, non c'era niente di che. E poi abbiamo continuato con quest'andazzo, le commissioni venivano ostacolate in tutti i modi, se facevano un atto di qualsiasi tipo, dalle linee guida delle concessioni di suolo pubblico alla delibera sulla trasparenza, al regolamento
sulla quale, sulle cui parti finite nessuno da giugno mi ha mai mandato una sola osservazione. In tutto questo le commissioni andavano ostacolate, tranne qualcuna, per il resto tutto il lavoro del Consiglio andava ostacolato. Qui c'è, in questo municipio, in questo anno che è passato, c'è stato il senso di democrazia del Marchese del Grillo e così si è continuato. Io non so in che municipio vivete, il municipio che vedo io non è quello che traspare dalle relazioni degli assessori. Io vivo in un municipio in cui i cittadini sono incazzati neri, scusate la parola, vivo in un municipio dove la trasparenza non esiste, nonostante le leggi e nonostante la delibera che io ho fatto. Vivo in un municipio in cui ai consiglieri vengono negati gli atti, oppure per averli bisogna mandare la richiesta con tanto di protocollo, perché altrimenti per un motivo o per l'altro non si riescono ad avere. Vivo in un municipio in cui per tanti mesi si è richiesto di sapere di Appio Primo, i documenti si è sempre detto che non c'erano, qui i documenti da luglio ad adesso sono stati inviati 3 volte, e non solo quelli sull'urbanistica, sono stati mandati documenti sul flusso di traffico, sulla viabilità, sulle richieste di autorizzazioni commerciali dentro Appio Primo. Questa mancanza di trasparenza magari non nasconde niente, ma certo non lascia tranquilli le persone che devono poi votare gli atti che questa giunta fa. Io onestamente ritengo che se non c'è un cambio di passo vero, cioè se non si cominciano a pubblicare tutte le determinazioni dirigenziali, se non si pubblicano tutti gli affidamenti di beni pubblici, con tanto sapendo che cosa devono dare in cambio le associazioni che li hanno avuti, per quanto tempo dura l'affidamento, quando si deve rifare il bando, se non si fa la massima trasparenza, è chiaro che uno può pensare tutto, la può pensare anche male. Noi abbiamo avuto una vita difficilissima qui, ogni cosa che abbiamo fatto come consiglieri è stata ostacolata, ogni cosa è stata combattuta, noi non dovevamo fare nulla, questo è quello che io ho inteso in questo municipio. Voi avete fatto una relazione, dalle relazioni naturalmente traspare sempre, va tutto bene, io non ho modo di controllare se le cose che avete fatto le avete fatte, non le avete fatte, le avete fatte bene o le avete fatte male, no, perché gli atti non sono mai visibili, non sono mai consultabili e le cose le sappiamo sempre quando già sono state fatte. Per questo motivo il gruppo del PD è stato polemico e si è ritirato, non per le poltrone, di cui io personalmente me ne frego, perché non me ne importa proprio niente delle poltrone, se no le avrei chieste in altri tempi. Anche il protocollo antimafia è stato firmato senza informare il Consiglio, lo abbiamo saputo dalla stampa, è arrivato in commissione dopo un anno, non si fa la lotta alla mafia da soli, nessuno può fare la lotta alla mafia come persona singola, non esiste. Anche il nostro documento sul gioco d'azzardo è stato boicottato e ostacolato quando è passato qui in Consiglio, eppure non era niente, non comportava niente. Io non credo che la lotta alla mafia si possa fare in questo modo, non credo che la lotta alla corruzione si possa fare in questo modo. La lotta alla corruzione presuppone il partire da se stessi. Partire da se stessi presuppone il massimo della trasparenza sulle cose che si fanno, altrimenti si può pensare di tutto. Io chiedo un cambio di passo a questa giunta, chiedo di risolvere i conflitti di interessi che ci sono, e anche se non c'è niente di illegittimo, sono inopportuni, chiedo di condividere le azioni che si fanno sul territorio per quanto riguarda i programmi, per quanto riguarda Arco del Travertino, per quanto riguarda l'urbanistica, per quanto riguarda la gestione dell'AMA, la gestione del verde, il sociale. L'assessore De Lillo è sempre venuta in commissione, ma gli altri assessori non sono stati così presenti, e soprattutto le deleghe della Presidente non hanno mai visto in commissione la presenza della Presidente, almeno per quanto mi risulta.
anche gli uffici sono stati in grande difficoltà, perché si capisce, si intuisce quando si va a richiedere gli atti, l'imbarazzo, le persone che si scambiano gli sguardi e adesso non ce l'abbiamo e non lo possiamo dare, non è una situazione piacevole e non è la situazione di un municipio governato dalla sinistra. La sinistra non si deve comportare così. La sinistra non è proprietaria del municipio, la sinistra amministra il municipio per conto dei cittadini e rende conto di quello che fa e non si appropria di niente, niente è mio, niente è nostro, è tutto del pubblico. Noi siamo solo qui per un periodo breve per governarlo questo municipio, non certo per considerarlo roba nostra. Quindi io chiedo veramente un cambio di passo sulla trasparenza, chiedo un cambio di passo sulla condivisione non delle cose già fatte, ma la condivisione del come, di che cosa fare e di come farlo, perché altrimenti personalmente, ma penso anche altri, non siamo disposti a continuare. Grazie. Grazie consigliere Lancio. Consigliere Matrondolo, prego. Che piacere rivederla là, Presidente. Proprio. Allora, non so veramente come iniziare perché la relazione della Presidente fatta l'altra settimana, insomma, mi ha lasciato un po' perplesso, perché è stata sì una bella relazione, un po' sterile, anche se qualcuno ha cercato di farla passare con più forza, ma per me la cosa che mi ha meravigliato parecchio, quando nelle sue linee programmatiche diceva che aveva la maggioranza che mi sostiene, espressione di questa proposta politica e mette in campo passione e conoscenza del territorio. Abbiamo dovuto fare la commissione sui print, proprio perché la maggioranza che la sosteneva, che conosceva benissimo il territorio, non ha creduto in quei passaggi che faceva l'altra commissione. Pertanto è istituita una commissione speciale. Si parlava di condivisione, di condividere un po' tutto quanto, tutte le problematiche di questo municipio, poi veniamo a sapere dalla sua relazione che c'è stato sì un incontro con l'AMA, con tutti i vertici, credo con Panzironi, non credo, eh. Comunque con tutti i vertici e no, sto dicendo con tutti i vertici per addivenire a una soluzione al nostro quartiere che si sta degradando sempre di più, perché il degrado ormai è arrivato alle stelle, però noi ribadisco sempre, come consiglieri non abbiamo mai saputo nulla, nulla, cioè nessuna commissione ne ha mai parlato, oppure se ne ha parlato molto velatamente, e lo veniamo a sapere dalla relazione della Presidente, perché giustamente lei ha detto io mi sono incontrato, ho parlato, nel frattempo ho fatto 10 passeggiate nei municipi, magari nei municipi centrali, non so da quale parte ha passeggiato il Presidente, perché se passeggiava il giorno che è piovuto a Vermicino, credo che doveva passeggiare con la barchetta, però vedo che anche lì non ha ritenuto giusto passeggiare, anche se lei riteneva nella sua relazione, la relazione programmatica, maggiore attenzione alle zone periferiche extra gra. Ma non credo che sia stato fatto molto, specialmente in quelle molto extra gra. Si parlava di deficit, non ci sono i soldi, il comune, e io ho ribadito tante volte, qui non l'ho vista nella sua relazione, che abbiamo degli introiti che non vengono per niente presi in considerazione, mancanza di introiti, tipo i passi carabili credo che sia una cosa che chiedono vendetta, però anche lì c'è gente che ha i passi carabili e noi facciamo finta di niente, mettiamo sempre davanti che non abbiamo personale, attacchiamo il nostro direttore dicendo che lui, il direttore purtroppo non ci ha avuto la prima nomina, almeno quello che ho letto, non è stato in grado, da quello che ho capito, di mandare avanti una certa situazione all'interno di questo municipio, quindi ci siamo, non facciamo altro che accolpare le colpe agli altri, come diciamo ad Alemanno, che il fallimento di Roma è dovuto al sindaco Alemanno, ma qui da quello che stiamo vedendo credo che venga da molto più lontano, credo da 8-10 anni prima, da
bis Rutelli e bis Veltroni, 8 anni di Rutelli e 8 anni di Veltroni, o 12 anni, adesso ho perso i conti. Abbiamo detto tante cose, non abbiamo avuto il coraggio di dire che in certi atteggiamenti abbiamo fallito. Abbiamo pensato pure, ci siamo vantati, adesso il Comune ha stanziato 50.000 euro per le festività natalizie, che moltiplicate per 15 municipi, anche quest'anno riusciamo a bruciare 750.000 euro per le festività natalizie. L'anno scorso le abbiamo bruciate con l'albero di Natale, abbiamo bruciato 40.000 euro, che nessuno si ricorda, solo io mi posso ricordare, o qualcuno, lo scempio che è stato fatto dell'albero di Natale qui davanti, dove spendemmo 4.000 euro, e adesso stiamo facendo nuovamente altri 50.000 euro per questo municipio per le attività culturali natalizie. Beh, signori miei, noi un segnale dobbiamo darlo, perché, come ha detto il consigliere Giuliano, lei presidente dovrebbe, per avere una trasparenza in questo municipio, chiedere effettivamente tutti gli atti dal 2006 a oggi concernenti le gare, ma non le gare, ma tutte, anche le trattative private, quelle fatte a 2 o 3 ditte, dove vengono invitate 2 ditte o 3 ditte. Vediamo un po' tutta questa situazione, partiamo da questo. Non la gara in generale, che diciamo dipartimento, il dipartimento ha fatto, no, le trattative private, quelle proprio di basso costo, 10, 15, 20 mila euro. Le assegnazioni, gli affidamenti diretti, perché non ci dimentichiamo che parliamo anche di parcheggi. Parliamo di parcheggi, parcheggi a pagamento, però continuiamo ad ignorare determinati parcheggi in questo municipio, determinati parcheggi dove noi continuiamo a pagare, cioè i nostri cittadini continuano a pagare e il Comune non entra niente, 0,18 centesimi a posto auto. Una cosa vergognosa, incassi da centinaia di migliaia d'euro, affidamenti diretti, nella sua relazione non l'ho visto questo Presidente, una maggiore razionalizzazione dei parcheggi a pagamento. Perché ha ignorato il parcheggio a pagamento? Perché è una cosa molto importante, ignorare una parte dei parcheggi a pagamento in questo municipio fa comodo a qualcuno, non certo a noi, visto che io sto combattendo da diversi anni, credo che sono diventato addirittura ormai un bersaglio, perché prima o poi sarà un bersaglio, visto che continuerò a combattere su questa situazione. Qualcuno si è vantato anche, abbiamo rifatto le strade, non le abbiamo rifatte noi le strade, le ha fatte l'Italgas, e quindi se io rifaccio le strade non ho più le buche, se non ho più le buche non ho più l'emergenza buche. Quindi anche qui i soldi dell'emergenza buche credo che potrebbero essere spostati da altre parti se ci sono emergenze buche, perché non abbiamo l'emergenza buche sulle strade, ma abbiamo l'emergenza buche sui marciapiedi, cioè noi abbiamo marciapiedi che non esistono più. Abbiamo detto le alberature, un maggior controllo, una maggior manutenzione alle alberature, ma ci sono alberature che hanno creato dei danni irreversibili per quello che hanno fatto, hanno distrutto i marciapiedi, non possiamo più camminare sui marciapiedi, però noi diciamo non possiamo tagliare l'albero perché se tagliamo l'albero è un problema e quindi preferiamo ammazzare gente quando ci cammina su, perché giustamente facciamo gli alberi fine come abbiamo chiamato, fine ciclo, ma abbiamo tagliato anche alberi che non hanno finito il ciclo. Il suo ciclo mestruale non era finito, era appena iniziato, però l'abbiamo tagliato. E magari non tagliamo alberi alti 30 metri, costruiscono semafori, incroci, mettono in serio pericolo gli incroci, tutto quanto, però non si possono tagliare gli alberi, non ci abbiamo i soldi. Questo è l'alibi che noi continuiamo a dire, non abbiamo i soldi, per questo però diciamo abbiamo messo in sicurezza gli incroci, non è vero. Perché gli attraversamenti, se uno vive la città, come ha detto la Presidente, che parecchi consiglieri, parecchi che conoscono il territorio e con passione lo vivono, ci sono incroci pericolosi abbandonati. Io non so chi è che deve girare, perché se deve girare quello a controllare gli attraversamenti è uno solo, massimo due.
se dobbiamo controllare chi sta chiudendo gli scavi dell'Italgas, è uno solo, quindi non può controllare. Magari i danni fatti adesso ce li ritroveremo fra 10 anni, perché fra 10 anni troveremo le fogne che sono scoppiate, ostruite, perché magari ci hanno messo la toppa cioè di cemento. Però sulla relazione del Presidente non l'ho letta sta roba, mi dispiace, perché effettivamente avrei, non lo so, Presidente, abbiamo fatto lezioni di mafia da parte di qualche consigliere, però non abbiamo detto il commercio, pure il commercio. Il commercio non è andato bene, non va bene. Continuiamo, perché io dico sempre, mi sembra che la relazione programmatica il Presidente aveva detto maggiore attenzione al commercio, ai commercianti abusivi o giù di lì, o non abusivi, continuano tranquillamente, ma non solo questo. Io chiedo sempre, com'è possibile? Ma faccio un esempio stupido, su via Tuscolana abbiamo 15 rotazioni, fisse davanti a quel negozio da 15 anni, sempre davanti allo stesso negozio, ai stessi negozi. Ma perché soffide nessuno qui negli altri? Cioè, io voglio dire, per quale motivo io devo avere per 15 anni, pagando l'insegna coperta dai tendoni, pagando il disservizio che mi crea davanti, però devo avere per 15 anni la mia bancarella davanti al negozio e nessuno dice niente? Per poco, perché noi diciamo la prossima settimana cominciamo, perché credo che la cosa debba finire, è impossibile. È impossibile, Presidente, che lei voglia fare una lotta, però diciamo ha trascurato parecchio, perché un Presidente che già viene da un ex municipio, dall'ex nono, dove, come ha detto il consigliere Giuliani, la conoscevano, conosceva quello che ha fatto e quello che non ha fatto. Dove abbiamo speso soldi o abbiamo fatto un attacco a una bancarella rimuovendola in 4 e 4-8, dove abbiamo messo i parapedonali, possiamo chiamarli, da pompi, quelli senza che nessuno sapesse nulla, ma giusto. Come vogliamo fare un altro intervento a Ponzio Dominio? E noi non sappiamo nulla, ma è giusto anche quello. Il Presidente può fare tutto, è libero di fare ciò che vuole, però no, giusto, è libertà. Io vorrei sapere però la libertà del Presidente quando si ferma, perché il Presidente è libero, sì, ma io credo che a un certo punto la sua libertà deve essere condizionata. Bisogna dire, caro Presidente, cara Giunta, fermatevi un attimo, perché qua ci stanno 25 soggetti, ne chiamo più consiglieri, perché è inutile chiamarli consiglieri, perché 24 soggetti, il quinto è un consigliere che gestisce tutto, dove non sanno nulla di quello che succede nel nostro municipio. Lo sappiamo soltanto quando lei forzatamente è stata costretta a venire qui in consiglio, portare questa relazione, sfidando quei 9 che dovevano firmare la sua relazione di sfiducia, che a tutt'oggi credo che dopo tutto quello che è successo non credo che qualcuno tiri fuori più le 9 firme, perché è diventato... Signor Patrono, c'ho un minuto, eh? Grazie Presidente. E allora vediamo che c'erano 9 firme di sfiducia, ha detto, lei è venuta qui, Presidente, giustamente con questa sfida, una sfida, ho visto belle relazioni, ho visto quella dell'assessore Morgia lunga 13 pagine, ma se usava l'interlinea più piccola l'avremmo fatta a 8 pagine, quella del Presidente è abbastanza corposa, la Natali è un po' sterile, mi manca quella della consigliera, quella signora che mi ha mandato a quel paese davanti a tutti quanti, giustamente, me lo sono meritato, no? Perché siccome io rispetto, anche se alzo la voce rispetto, però una non eletta ma una nominata si permette a mandare a quel paese uno eletto regolarmente che rappresenta l'istituzione, e pertanto credo che questo sia molto, molto grave per il ruolo che lei riveste, perché la sua arroganza, cara assessora, credo che non abbia, anzi signora, non abbia limiti, perché ripeto, io non mi sono mai permesso di mandare a quel paese la Presidente, anche se non condivido quello che fa, anche se alzo la voce con la Presidente non l'ho mai fatto, ho sempre rispettato prima il Presidente e poi il ruolo di donna,
che è importante. Invece lei non solo non ha rispettato il ruolo istituzionale che un consigliere riveste, ma neanche l'uomo, la figura dell'uomo. Lei si è comportata come tanti uomini quando parlano di femminicidio, lei si è comportata così. Signor Matteo, la palla è tutta al consiglio. No, io sto parlando alla Presidente, perché è lei che mi interessa, del consiglio, della quasita che stiamo parlando. Comunque il tempo è scaduto. No, manca un minuto. Ma ha detto un minuto fa che già è scaduto. Chiudo il suo intervento. Chiudo. E quindi apposta dico. Non ho chiesto i 10 milioni, ha parlato 10 minuti il consigliere prima. Tutti 10 minuti. Perché 10 minuti con la cosa presidente? Prego. Credo che sia, sto toccando qualche tasto che non devo. Può darsi, non lo so. Allora, comunque allora cerchi. Chiuda il suo intervento. Cioè, i tempi supplementari, mi aspettano. Mi aspetto di diritto, visto che sono stato offeso pubblicamente. Come non è successo in consiglio, la prego di rimanere nel merito e chiudere il suo intervento. Allora vada avanti, perché in altri momenti... Presidente, per cortesia. Quell'istigazione, quel vaffanculo davanti a tutti quanti, se io ero un'altra avrei sbattuto al muro la Presidente, l'assessora, ecco. Capito? Se io ho un altro carattere, avrei sbattuto al muro, un altro carattere, meno educato, ecco, e allora andiamo avanti. E io non permetto che venga mandato a fanculo da una nominata, non lo permetto. Allora siamo due a non permetterlo. Ecco, ok, mi richiami. Andiamo avanti. Quindi pensi come sto incavolato io. Quindi... Ritornando a noi, ritorniamo nel merito, abbiamo trascurato gli allagamenti di Vermicino, abbiamo trascurato l'abusivismo. Devo dire sinceramente che l'unico che mi ha un po' convinto è l'assessore alla scuola, anche con molte difficoltà dove opera, diciamo che mi ha un po' convinto perché lo vedo abbastanza, ci crede a differenza di qualcuno che si nasconde, credo che ci crede abbastanza, so che ha fatto parecchi interventi, anche non personali, diciamo interventi non materiali, incontri, anche se noi non lo sapevamo, giustamente noi come consiglieri non possiamo sapere quando l'assessore si muove, perché è giusto, perché il segreto, poi parliamo di cupola sopra, però anche qui abbiamo una certa cupola, non mafiosa, una cupola che copre certi movimenti, ma pure questo ci può stare perché giustamente la differenza tra l'eletto e il nominato è questa, per mantenerci le poltrone dobbiamo coprire i nostri movimenti, però detto questo assessore devo dire che sinceramente mi ha convinto su quello, anche l'assessore Natali so che ce la sta mettendo tutta, magari sta cercando di sconfiggere, di abbattere un sistema che si è consolidato da anni, ma non solo dalla Giunta Alemanno, viene da molto prima, quindi dove abbiamo strutture sul nostro territorio che stanno facendo come gli pare e continuano a farlo come gli pare, però speriamo che l'assessore vada avanti. Non ho, per lei Presidente non ho parole, perché anche se ho parlato di femminicidi io me ne scuso perché forse sono partito un po' forte. Però lei cerchi di capire quando un uomo si manda a quel paese davanti a tutti quanti, pensi lo stato d'animo che possa avere io, ma non per ruolo come uomo, ma pure come ruolo istituzionale. Quindi la fiducia su quella sua relazione gliela posso dare assolutamente. Grazie, consigliere Matrona. Le ho dato posso votare? Più posso del votare? Grazie. Posso votare o non voto? Posso votare? No, non si vota. No, io pensavo che potevo dare un voto. Domani mattina, grazie. Consigliere Raddaca, prego. Grazie Presidente. Che dire, ho sentito da chi mi ha preceduto, da più di qualcuno, tra i colleghi che mi hanno preceduto, alcune affermazioni in merito alle molte difficoltà che abbiamo come municipio, che secondo loro sarebbero assunti come scusanti da parte della Presidente, da parte della Giunta nel loro intervento, ma che sono difficoltà su cui
con le quali ci scontriamo tutti quanti ogni giorno e che ben conosciamo. Io credo che, non so, sarebbe come assistere ad un incontro di pugilato in cui uno dei due ha una mano legata e ad ogni round l'allenatore gli dice sì, però quell'altro si sta gonfiando le botte, dice io ho una mano legata, dice ma sempre queste scuse, però la mano legata, ma la mano legata esiste e c'è. Allora il fatto che un anno fa il municipio è stato accorpato come frutto di due ex municipi che avevano procedure diverse, organizzazione degli uffici diversi, avevano delle tradizioni, dei modi di lavorare diversi, questa è sicuramente una difficoltà vera, reale e concreta. Il fatto lo stiamo vedendo nella mia commissione, nella commissione che presiedo da mesi, le mille difficoltà che abbiamo con il personale, delle assenze sulle posizioni apicali, sui dirigenti, sui dipendenti con categoria D, quelle sono tutte difficoltà che ci sono, reali e concrete, con cui tutta l'organizzazione si deve scontrare. Nella relazione della Presidente vengono fuori alcuni numeri, vengono riportati alcuni numeri che credo sia importante da tenere presente quando parliamo di questo municipio. Cioè, lo sappiamo, più di 300.000 residenti, saremo una delle città più grandi d'Italia. 180.000 atti emessi dal nostro anagrafico, 180.000 in un anno. Questo ci dà le dimensioni di quello che significa far funzionare questo municipio. 6.500 istruttorie urbanistiche edilizie, 6.500 istruttorie in un anno da parte degli uffici urbanistici e di edilizia. Sono scuse queste? No. Sono semplicemente partire da uno stato di fatto che è quello che tutti conosciamo e che non può certo essere imputato a chi governa questo municipio, e mi riferisco alla Presidente e a tutta la Giunta. Qualcuno ha parlato prima dicendo io non ci sto, è stato detto io non ci sto in base a... No, tranquillo, non era... No, non sto criticando l'intervento legittimo, così. Sono d'accordo, non ci sto. Io mi permetto. No, io mi permetto di andare oltre, consigliere. Scusate. Non a differenza di chi mi ha preceduto, ma io mi permetto di andare oltre. Io non ci sono stato. E posso dirlo a testa alta, con fierezza e con orgoglio. Io non ci sono stato, però mi ricordo le risatine a luglio, quando come gruppo della lista civica abbiamo organizzato un incontro che parlasse dei campi Rom e della gestione dei campi Rom, invitando l'organizzazione 21 luglio, che oggi è sulla bocca di tutti. Io mi ricordo le risate, mi ricordo gli sbeffeggi che ci sono stati fatti, mi ricordo chi ci diceva come Crozza quando imita Razzi, amico caro, fateli cazzi tua, e scusatemi, però io me li ricordo perché li ho subiti. E durante quell'incontro, accanto a me, al consigliere Tutino, c'era la Presidente Fantino. Non c'erano altri consiglieri, non c'erano altre persone che oggi cascano dal pero e ci vengono a dire dove eravate mentre tutto questo veniva gestito. Io non c'ero, ma me lo ricordo quando denunciavamo, però. E mi ricordo che c'erano un po' di assenti invece, mentre noi denunciavamo. Quando noi dicevamo guardate che forse il modo in cui vengono gestite alcune cose qui a Roma non va, forse si può fare di meglio. E tutti ci dicevano ma che stai dicendo, vergognatevi. Gettate il fango sulla gestione di alcune situazioni, vergognatevi davanti ai cittadini. Ecco, io adesso posso dire che non mi vergogno, perché noi alcune cose le abbiamo dette e le risatine di chi ci rispondeva sono le stesse che ho visto qui oggi in consiglio quando qualcuno parlava. Non condivido quello che è stato detto da qualcuno che mi ha preceduto, che qui in municipio ci sarebbe una lotta tra una giunta che vuole ostacolare un consiglio e un consiglio e delle commissioni che cercano di fare delle cose che vengono boicottate. Beh, non sono d'accordo su questa questione. Ci sono dei problemi, lo sappiamo, continuiamo a dirlo tutti. Dei problemi ci sono e rimangono e vanno risolti. Alcune cose potevano essere fatte meglio? Sicuramente sì. Alcune cose dovevano essere fatte e non sono fatte? Sicuramente sì. Ed ecco perché vogliamo andare avanti tutti insieme, ma crediamo che ci sia bisogno della collaborazione di tutti, una collaborazione reale. Io non sono d'accordo a dire che le commissioni non stanno facendo niente. Ci sono, io credo di poter dire, tutte le commissioni che stanno lavorando, stanno cercando di portare avanti delle cose. Lo posso dire personalmente per la commissione che presiedo. Certo, con deleghe non fondamentali su questo municipio, non, come dire, che possono incidere in modo importante, ma stiamo cercando di fare delle cose e le abbiamo fatte, di cose importanti.
Vorrei ringraziare l'assessore Natali qui per come è stata condotta insieme alla commissione, come è stata progettata e condotta la settimana della promozione turistica, che a detta di tutti è stato un gran successo, ed io spero che l'anno prossimo riusciremo a fare la seconda edizione. E insomma, come presidente di commissione, e spero che la commissione sia concorde e d'accordo in questo, diamo già la nostra disponibilità a collaborare per una migliore seconda edizione rispetto alla prima. Però ecco, tornando ai dati di fatto, che ci sono, non parliamo delle competenze, lo sappiamo quali sono le competenze di un municipio rispetto a quello che avviene sul suo territorio. Così come sappiamo, è un dato di fatto, che sulla manutenzione delle strade e degli edifici nel 2013 abbiamo avuto dal 35 al 50% in meno rispetto al 2012. Questa non è una scusa, signori, questa è una realtà. E inganneremmo i cittadini se dicessimo che nonostante tutto questo si doveva fare tutto, che tutti i problemi dovevano già essere risolti, perché non è così. E se continuiamo a parlare alla pancia e non alla testa delle persone, facciamo un pessimo servizio a questo municipio. Perché dicendo che tutti i problemi che ci sono e che c'erano potevano già essere risolti dopo un anno, significa dire delle falsità. Allora io continuo ad appoggiare il mio sindaco, che per i lavori della panoramica, ad esempio, quando c'è stato il crollo, con tutte le critiche che gli sono state rivolte, perché la sistemazione di quella panoramica è durata dei mesi e non dei giorni, perché non si è fatto un intervento di pulizia. Su un New Jersey hanno scritto, mio nonno con la paletta ci faceva prima, hanno scritto un simpatico durante la notte. Il sindaco ha detto tutti erano capaci di intervenire con una paletta, ripulire la strada, rifar passare le macchine, poi alla prossima pioggia forte avremmo avuto un nuovo crollo. Lì si è deciso di intervenire strutturalmente. Questa è la differenza che c'è tra un intervento di facciata che vuole far sembrare che le cose si risolvono in pochi giorni e un intervento strutturale serio, come quello che noi crediamo che stia facendo a livello capitolino il sindaco e la giunta e in questo municipio. I problemi ci sono, lo vediamo, ripeto, con il personale, lo vediamo con la manutenzione del verde e delle ville, lo vediamo con il sociale, sul quale tuttavia siamo ben contenti e felici di poter dire che nessun servizio è stato interrotto rispetto a quello che è stato fatto purtroppo in altri municipi. Lo vediamo per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda lo sport, la cultura. Non possiamo che essere felici di come si stia sempre di più andando nella direzione di bandi pubblici. Sono stati rimessi a bandi delle palestre che erano rimaste escluse dai vecchi bandi. Si è lavorato per il nuovo bando degli impianti sportivi municipali. L'assessore ci ha detto quali vicende ha attraversato questo bando e perché poi c'è stata un'interruzione. Si è lavorato nelle scuole con il gruppo di coordinamento per edilizia scolastica che nessuno ha citato e che noi pensiamo sia invece un importante strumento con il database collegato per gestire meglio l'organizzazione e la manutenzione delle nostre scuole sul municipio. Così come si è lavorato, ripeto, per andare a bando, sono stati citati gli interventi per le feste sulla cultura dell'anno scorso che erano stati fatti senza bando per motivi di tempo, per i tempi proprio dati dal Dipartimento, questo lo sappiamo. Quest'anno è stato fatto il bando, ecco, non possiamo che essere soddisfatti di questo, perché ci sembra che si stia andando in una giusta direzione, come il nuovo regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, che speriamo di poter licenziare velocemente e presto in consiglio nelle prossime settimane. Ecco, cosa vogliamo dire? Nella sua relazione la Presidente, sia all'inizio, in un passaggio veloce, e soprattutto alla fine, invita tutti ad un senso di responsabilità, con una metafora che ci è piaciuto su quanto riguarda la gestione di una nave. Presidente, noi pensiamo che ci attende una sfida difficile, la stessa sfida che abbiamo portato avanti in questo anno e mezzo, e noi ci siamo messi in gioco, ci siamo assunti, abbiamo tentato di assumerci le nostre responsabilità come forza facente parte del governo di questo municipio. E allora noi questa sfida vogliamo raccoglierla con lei e con tutti gli assessori, perché come abbiamo fatto in questo anno e mezzo siamo pronti e disponibili a fare la nostra parte, con responsabilità e senso di questa istituzione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Valtaca. Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidenti, colleghi e colleghi consiglieri, Presidente Giunta. Dunque, ho preso alcuni appunti e quello che mi sento anch'io di condividere dalle relazioni che sono state fatte, perché comunque tutte le relazioni contengono
un punto che io ritengo e continuo a ritenere fondamentale. Noi ci troviamo di fronte a un nuovo assetto istituzionale che riguarda la città di Roma, la cosiddetta Roma Capitale, che secondo chi l'ha voluta e approvata doveva portare nuove autonomie, nuove risorse all'amministrazione e al governo di questa città, però di fatto noi ci siamo trovati a fare i conti con una situazione difficile sia da un punto di vista di bilancio, un bilancio che abbiamo approvato in maniera tardiva, il bilancio di cui era responsabile il governo uscente di questa città, e poi abbiamo avuto anche il problema che continua poi a pesare, che è quello del patto di stabilità, che grava sugli enti locali lasciandoli di fatto senza le risorse necessarie per portare avanti la propria politica. E direi che il dato fondamentale su questo punto ce lo dà il fatto che l'ultimo bilancio è di 19 milioni di euro, 6 in meno di quelli che abbiamo richiesti secondo quanto scritto, con un municipio che però ora è il doppio di quello precedente, almeno per quanto riguarda noi, è il doppio, ha doppi problemi, doppie responsabilità. Io non penso che possiamo sentirci in qualche modo tutti quanti, chi in giunta o chi in consiglio, onnipotenti. Noi dobbiamo comunque fare i conti con una realtà che è dura, continua ad essere dura, e non possiamo nascondere, secondo me, le difficoltà per ingannare, i cittadini. Ecco perché secondo me è stato giusto fare queste reazioni, renderle comunque pubbliche e presentarle in consiglio, perché credo che sia necessario, nella situazione in cui versiamo, anche con quello che sta accadendo in questi giorni, rendere i cittadini più possibili informati su quello che si sta facendo nonostante tutte le difficoltà, che non sono alibi, ma difficoltà molto serie. Io continuo a pensare che sia dirimente ormai il tema del decentramento. I municipi, come sono oggi disegnati con questo nuovo assetto istituzionale, non possono avere gli stessi identici poteri che già in precedenza non potevano sopperire a tutte le problematiche del territorio. E per questo credo che si debba insistere sulla strada che ci siamo dati, insistere con la richiesta di decentramento e fare in modo che questo decentramento avvenga concretamente, portando avanti un dialogo al Campidoglio che fino ad oggi non è stato possibile, secondo me, perché comunque abbiamo dovuto pensare a molte emergenze e non abbiamo avuto la possibilità di pensare a questa nuova situazione. Ora, noi ovviamente siamo, soddisfatti di sapere che alcune situazioni che da anni pesano e gravano sul territorio vanno pian piano risolvendosi. Abbiamo visto con ad esempio le voragini, quella di Via Genzano, quella di Cenere Umbra, insomma sono cose che stiamo seguendo da molto tempo, con molto sforzo, e ovviamente a sapere che ormai quasi tutte queste situazioni si avviano alla risoluzione ci dà comunque una soddisfazione. In merito poi ad altre cose sono state ricordate, come per esempio i print. Dunque io penso che ho capito, conoscendo insomma quest'altra parte di municipio in questo anno e mezzo di consigliatura, e comunque la questione dell'urbanistica in questo territorio è una questione molto delicata, e credo che dobbiamo in qualche modo riuscire a salvaguardare l'interesse pubblico e favorire anche l'opportunità di sviluppo del privato nei vari print che stiamo affrontando, e questo lo stiamo facendo in tutte le commissioni che sono a loro dedicati, sia la commissione print e la commissione urbanistica. Però ecco,
ci sono anche delle cose positive. Io credo per esempio con la scuola è stato fatto un gran lavoro, la commissione anche ha partecipato dove possibile a questo lavoro, abbiamo preso degli atti che spingessero anche a un miglioramento dei servizi nel territorio, mi riferisco per esempio al problema delle dietiste, la riflessione scolastica è un settore molto delicato. Penso che gli sforzi che abbiamo fatto per la cultura siano stati sforzi importanti di fronte a un bilancio che da questo punto di vista ci dà zero in termini di risorse per la cultura, purtroppo zero, ma abbiamo appunto questi 50.000 euro che poi vengono dati per coprire il minimo necessario. Insomma, anche questo qui si deve fare un lavoro in modo di poter riuscire ad arrivare a una programmazione anche delle attività culturali all'interno del territorio. I servizi sociali sono stati in qualche modo coperti grazie anche alla manovra d'aula con l'assestamento di bilancio. Insomma, abbiamo corso tanto, abbiamo rincorso le emergenze, non è stato facile per nessuno, credo, sia in giunta che in consiglio, affrontare una situazione così nuova e così comunque difficile che ci sia presentata. Io credo che dobbiamo andare avanti dimostrando appunto che siamo degli amministratori onesti, non facciamo parte di quel sistema che qualcuno oggi ha denunciato, ha ricordato pubblicamente. Io credo che sia grave quello che stia accadendo, ma noi dobbiamo a questo punto sfruttare il ruolo che abbiamo per ridare dignità alla politica, dignità a quello che stiamo facendo. Noi, come sapete, siamo forse il gruppo, sì, siamo il gruppo più giovane di questo consiglio, diciamo che siamo in un corpo di giovani adulti che però hanno deciso di assumersi responsabilità da adulti veri. Cerchiamo di dare un equilibrio su questo e crediamo di farlo portando avanti il lavoro in municipio in maniera il più propositiva possibile. Grazie. Grazie a lei, consigliere Benassimo. Allora, ultimo intervento. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, Assessori, Presidente, non è facile per me oggi intervenire in un momento difficile in generale per la mia vita e per la mia famiglia. E ringrazio quest'Aula per la vicinanza che ho, quasi tutti che mi hanno dimostrato nella vicinanza per la scomparsa così d'amblas di mio padre, per cui oggi vorrei essere breve e conciso, però dare delle indicazioni e delle perplessità che ho sulla relazione annuale. Io vorrei dire, ho cambiato alcune parole in tutto quello che avevo predisposto in modo rapido, conciso da dire a questa giunta, che è un organo esecutivo, ma vorrei che capissero bene che l'organo più democratico è l'Aula, per cui dobbiamo avere rispetto di quest'Aula, delle commissioni, per tutto quello che facciamo. Io vorrei dire proprio una parola importante: di non rinunciare. Ho cambiato alcune parole, disdegnare con non rinunciare. Non rinunciare a che cosa? Di approntare tutto quello che c'è da fare affinché una compagine che governa un municipio possa condividere quello che vuole fare e quello che vorrà fare per il futuro. Non posso pensare che alcuni atti debbano essere condivisi in giunta, pur anche se lavorano perfettamente in simbiosi con il territorio, ma nella gestione pubblica è meraviglioso che l'Aula, le commissioni, ci sia questo, in tutto e per tutto. Quindi una relazione annuale oggi appare veramente tardiva, inopportuna, che vuole ipotecare passato, presente e futuro. È vero, siamo partiti da un altro aspetto, volevamo raggiungere altre cose, io mi auguro alla fine che ci si arriva a raggiungere un modello diverso. Il fatto che un presidente di un municipio debba dire
Io cambio strada facendo questo modello perché è inopportuno, perché me l'hanno detto i componenti di una maggioranza che mi ha fatto vincere questo risultato, questo pezzo di territorio che ha delle situazioni pesanti. Un presidente del municipio che dica finalmente io le indicazioni che mi arrivano da una compagine capitolina posso dirgli pure di aspettare, li guardo bene con tutti, non posso prendere risoluzioni o atti di indirizzo di commissioni capitoline e trasferirli in un municipio perché devo prima dialogare con esso e con tutti quelli che ci mettono la faccia dalla mattina alla sera. Quindi cosa devo dire? Devo dire che si usi questa parola. Io rinuncio finalmente a operare questa modalità, questo modello. E voglio per il futuro intraprendere una strada diversa. Non è un, come dire, un cambiamento epocale. No, c'è bisogno. C'è bisogno proprio di quello. Altrimenti nessuno sa nulla di niente. E quindi tralascio tutto quello che ho scritto, partiamo dalla prima delibera sull'AMA, quando veniva chiesto da un piccolo consigliere di un quadrante a nord del municipio di ampliare a 20.000 anziché 2.000. No. Dobbiamo andare poi a tutti gli altri atti, non è lo spread, o non è il bilancio che arriva nel 2014 che determina queste cose, cara Presidente. Cari assessori, questo è un modello che noi dobbiamo invertire qua. Gliene dico un altro, è simbolico, ma non è, cioè, devastante, non è che ci ha creato chissà quale problema, Presidente, perché di fronte al Mose, di fronte all'Expo, di fronte a Metro C, di fronte a tutto quello che succede in Italia, io da lei mi sarei aspettata, cara Presidente, che le battaglie che facevamo all'epoca si dovessero contestualizzare da quando ho detto in quest'aula e l'assessore al commercio è venuto a dirmi condivido, hai fatto un intervento, quando il consigliere Poli ha fatto la risoluzione numero, che numero era? La numero 5, mi sbaglio Poli, in cui diceva di no, in cui dove tutti noi avevamo delle perplessità quando scrissi una sorta di ruberia pianificata chiamata print. Ora io vorrei sapere se lei è lontana, si vuole discostare finalmente da alcuni eventi che sono successi in questo municipio e non può scrivere nella relazione programmatica che li sigilla per il futuro. Vorrei che lei si confrontasse con la commissione giusta, sbagliata, io c'ho altro da fare nella commissione per venire a dirci quello che lei pensa, come l'ho invitata sempre, ho sbagliato qualche volta pure io a non invitarla a fare, come dire, velocemente, volevamo lavorare su tante cose, ho sbagliato anche a non convocare tanti illustri assessori che lavorano bene in questa compagine, però la condivisione è una cosa che è importante. Io lo dico ai miei alunni in classe, se noi approviamo una cosa a maggioranza qui nell'aula va molto bene, ma se una cosa viene approvata solo dalla giunta esecutiva nel consiglio istituto ci sono tutte le rappresentanze, però poi ci potrebbero essere delle cose che non funzionano. Torno al print. Ma Presidente, che dobbiamo fare? Lei rinuncia o non rinuncia a dirmi che c'è una convinzione vera in merito a quello che stiamo facendo? È giusto fare una cosa o è giusto farne un'altra? Qual è l'obiettivo? Io quello non vedo, io non vedo gli obiettivi quali devono essere. In questo momento che sta sotto gli occhi di tutti, la nave quando affonda, affonda per tutti, Presidente. Noi, come annunciando, pur annunciando una contrarietà a questa relazione annuale, Presidente, perché onestamente non si è mai fatta una relazione, cioè poi siamo partiti da tutt'altra cosa, ha ragione forse il consigliere che mi ha preceduto, però vorrei ricordare che deve ricordarsi che è opposizione qualcuno, chi è l'opposizione in questo campo e chi lo era negli anni in cui governava qualcun altro. Quindi
Noi annunciamo una contrarietà a questa relazione annuale che si ritiene davvero inutile in questo momento drammatico per la città di Roma e per tutti. E di fatto però vorremmo esprimere una condizione di apertura che possa avvenire attraverso un metodo nella programmazione, quindi tutto merito, se lo si farà, della Presidente di questa compagine. Quindi vorrei impegnarla, ma come me penso tutti, in cuor suo, perché non perdiamo momento in ogni angolo di questa città di dirci le solite cose con tutti. Però poi, ahimè, gli eventi corrono e bisogna tamponare tante cose che succedono. Io mi auguro che si possa impegnare la Presidente sin d'ora a formare, come dire, una vera verifica sostanziale, formale, rispetto all'aspetto programmatico, quello vecchio, ma soprattutto quello che dovrà avvenire in questi tempi così magri, dove dovremmo decidere di spenderli bene, in modo oculato, i nostri denari e il denaro pubblico. Questo dovrà avvenire in tutti gli esempi che citavo. Sapete in quale momento storico? Li citavo il 7/11/2013 e citavo Appio Primo, Arco di Travertino, i PUP, l'ex rimessa di Piazza Ragusa, tutte battaglie su cui lei condivide pienamente che non ci debbano essere soprusi o che possono divenire delibere bisignane in corso d'opera. Il mercato Metronio di via Magna Grecia, lei stava lì quando facevamo le battaglie dicendo che non si può demolire un mercato, no? Perché l'ha fatto Morandi. Chiudo con questo, augurandomi che questo impegno della Presidente possa diventare un impegno sostanziale a invertire in questo pezzo di territorio un qualcosa che, anche se puzza dalla testa, la coda deve reagire. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Allora, scusate, abbiamo chiuso gli interventi. Prima di dare la parola alla Presidente, come avevo detto prima, c'era la richiesta di un cittadino. Diciamo, ci rapportiamo tra di noi che è ritenuto giusto accogliere questa richiesta, quindi per 5 minuti do la parola a Francesco Cori. A chi? Il consiglio è sospeso comunque. Penso che possa riprendere. Signor Cori, può riprendere il suo intervento l'operatore? Certo, come no. Prego. Allora, io appartengo al novero dei cittadini che non sono rassegnati e che, vedendo la deriva che vive non il paese, ma anche i territori di prossimità, fa quello che può, perché questo interrogativo penso che debba essere diffuso, no? Non aspettarsi che la soluzione dei problemi venga dai politici, dal nucleo a cui è affidata la gestione del potere, ma che coinvolga tutti i cittadini. È un discorso difficile, la riprova anche dal numero esiguo dei presenti qui, che questa è una denuncia a chi gestisce il potere del municipio, perché io dal primo incontro che ho avuto col Presidente ho detto che il problema della comunicazione e dell'informazione è prioritario. Se non vogliamo declamare la partecipazione come retorica, perché c'è questo rischio, ci riempiamo la bocca di partecipazione, poi la partecipazione la regoliamo, la discipliniamo, la anestetizziamo. E commettiamo un errore gravissimo, perché il primo capitale di cui dispone un paese è il capitale umano, seguito dal capitale sociale. Io sono stato presente alla presentazione del rapporto Censis di quest'anno, De Rita ha parlato di capitale non agito, sprecato. Io stamattina, assistendo, non è la prima volta, quando posso vengo, perché credo che il cittadino deve essere vigile, presente, ma non per criticare in maniera sterile, ma per collaborare, perché non c'è niente di peggio che l'assuefazione. Non facciamo nulla, gestiamo, andiamo avanti, l'ignavia, ma ci domandiamo qual è il costo dell'inazione?
qui è messo in dubbio anche il tessuto democratico del paese, perché i problemi non risolti incancreniscono, non c'è soltanto il degrado materiale, c'è la fiducia nel futuro. Quando diciamo bruciamo la generazione, è una realtà, ma la risorsa di cui può disporre il paese sono i giovani. Se i giovani sono lontani e vedono nel viaggio all'estero l'unica via d'uscita, noi chiudiamo, abbiamo fallito, suoniamo il Te Deum. Ma queste cose però, queste parole non devono rimanere parole, o si traducono in operatività comune, perché qui ancora, l'ho visto stamattina per l'ennesima volta, c'è un'esibizione di intelligenze individuali, non c'è la dimensione collettiva dell'intelligenza. E quella è una cultura, Cioè non è che noi siamo rissosi, egoisti, cerchiamo sempre l'autogratificazione, non andiamo da nessuna parte. Quando si parla di capovolgere il verso, il primo è questo, cioè fare in modo tale che lo stare insieme ha un senso, perché lavoriamo per il bene comune. È un processo lungo, ma dobbiamo incominciare subito. Allora, Presidente, la prima preghiera che le rivolgo, che ogni quadrante del municipio abbia una bacheca dove arriva puntualmente l'annuncio della convocazione del Consiglio, i punti all'ordine del giorno, e compaiano poi anche le decisioni adottate. E quelle decisioni poi si traducano in... cioè, il problema verde, il cittadino vede che il parco è coltivato, che la strada è pulita, perché se le dichiarazioni di intento rimangono dichiarazioni di intento, la sfiducia cresce. E siamo arrivati alla soglia finale ormai, Cioè in questo momento, e lo vediamo le dinamiche che si muovono nel paese, c'è populismo e nostalgia dell'uomo forte al potere. Quindi vigiliamo, perché il momento è delicato. Vi ringrazio. Grazie a lei.